l'appuntamento di Link nella sua canonica serata del mercoledì dopo la puntata straordinaria che abbiamo fatto lunedì scorso. Eh, questa sera si torna eh, a parlare di elezioni amministrative ma si cambia scenario. Non c'è Gubbio Protagonista, bensì Gualdo Tadino. E allora vado a presentarvi i candidati sindaco di Gualdo Tadino che questa sera si confronteranno con noi e con voi. E allora buonasera e ben trovata Simona. Vitali di buonasera, Rifare Gualdo, buonasera, buonasera Simona, eh, ben trovato a Massimiliano Presciutti di Gualdo 2030, buonasera e buonasera, ben trovato a Fabio Pasquarelli di Gualdo, eh, Buonasera che è di Gualdo ma è questo anche il nome della lista. Allora, la, la, come dire, la sequenza che vi ho indicato è stata come sempre sorteggiata prima della trasmissione e quindi anche gli interventi seguiranno questo sorteggio. Um, chiedo alla regia di eh, farci già da subito vedere il numero Whatsapp che abbiamo attivato perché, perché ci piace eh, ecco ovviamente più piccolo non si poteva per la mia drammatica eh, vista spero che voi lo vediate meglio eh, usate questo numero Whatsapp per inviarci eh, domande. Allora, faccio una piccola premessa, noi siamo in piena par condicio, quindi potete inviare domande su argomenti specifici, noi in realtà questa sera ci occupiamo principalmente di centro storico, frazioni, giovani, eh, turismo verde, ma diciamo questi saranno i temi principali, ma ovviamente voi potete comunque porre delle domande, l'importante è che siano domande su temi, laddove ci siano allusioni, eh, valutazioni di merito o di demerito dei singoli candidati, chiaramente io non le leggerò, quindi non sprecate tempo nemmeno a scriverle perché tanto non le leggo, quindi scrivete e chiedete su argomenti che vi interessa conoscere e sui quali vi interessa ovviamente conoscere eh, il eh, programma elettorale dei candidati sindaci, il numero resterà lì per tutta la puntata e a vostra disposizione. Non perdiamo eh, tempo. Perché abbiamo tante cose di cui parlare e allora partiamo innanzitutto da Simona Vitali. Il primo giro di domande per un due minuti di tempo, vedrete il tempo sullo schermo eh, in basso, è eh, rivolto proprio alle vostre liste. Quest'anno Simona e Massimiliano eh, e Fabio è il primo anno che i Gualdesi. Il primo in realtà si torna, diciamo così, a qualcosa un po' dell'antico. Insomma, i gualdesi non voteranno più con il doppio turno, si vota a turno secco, non troveranno più nella cabina elettorale i simboli dei partiti, ma troveranno delle liste civiche e allora a noi eh, piace che i gualdesi sappiano esattamente quale lista civica, quale simbolo è Ehm, individua ciascuno di voi. Simona Vitali ha scelto Rifare Gualdo. E allora magari lo facciamo vedere con l'aiuto della regia qual è il logo eh, di questa lista che tra l'altro verrà presentata se non Sabbro. erro proprio sabato eh, pomeriggio Rifare Gualdo. Simona Vitali Sindaco cosa significa? Due minuti. Siamo partiti da un assunto semplice, cosa possiamo fare per Gualdo. E ci siamo guardati un po' intorno. Ovviamente Waldo è bella, è bellissima. Facciamo partire il timer per favore? È già bellissima così, quindi quando noi pensiamo a rifare Waldo non pensiamo alle mura o a qualcosa di fisico e basta. Noi stiamo ricostruendo, vorremmo ricostruire all'indomani del nostro insediamento una nuova, un nuovo sentimento di comunità, un nuovo sentimento di identità. Negli ultimi anni ci sono state delle vicende anche spinose che hanno fratturato l'opinione pubblica che l'hanno smembrata, la crisi economica ha attanagliato il nostro territorio per tanti anni e questo ha arrecato una disgregazione sociale che la vediamo ogni giorno, soprattutto nei nostri giovani che si sentono sempre più soli, che sentono sempre di più l'esigenza di andarsene dalla nostra città, sebbene ci sia davvero tutto per vi vivere bene nella nostra città. E allora abbiamo detto intanto rifacciamo comunità rifacciamo identità, ricominciamo a parlare con le persone e a farle colloquiare tra di loro, perché noi siamo stati una comunità molto identitaria nel corso del tempo. Io me la ricordo la Gualdo degli anni 90, la Gualdo produttiva, la Gualdo vincente, la Gualdo di cuore. Oggi resistono tante esperienze eh, singole, eh, settoriali, deve ridiventare tutto un sentimento collettivo. Ripartiamo da qui, dal sentimento collettivo, dall'amore per Gualdo, vero. C'è una scelta specifica su questi, su questi segni grafici che vediamo nel, nel simbolo: vediamo una montagna. Sì, credo, è il profilo giusto? delle nostre montagne. Il profilo no? delle montagne. Perché e... noi abbiamo da mh, promuovere soprattutto il benessere. Il, la sensazione di vivere bene a Gualdo. E perché viviamo bene? Perché è un posto a meno, perché sembra di stare in posti eh, lontani, da, lontani da qui, no? Diciamo, lo quando... stare sotto la montagna non è un handicap? No, assolutamente no. Io quando torno a casa e vedo le mie montagne, sono tornata a casa. Perfetto, quindi la montagna come uno degli elementi identificativi. Massimiliano Presciutti, Gualdo 2030. Che cosa significa? E vediamo anche per lei il logo scelto. Ma innanzitutto queste elezioni segnano due novità sostanziali. Una è il ritorno al sistema a turno unico e una per la prima volta la novità normativa e la possibilità per i comuni sotto i 15.000 abitanti del terzo mandato. Io parto da qui perché credo che sia giusto spiegare il perché di questa mia scelta. Io penso di essere l'unico candidato che non si è autocandidato o che non è stato proposto da tavoli esterni alla nostra città. Io ho risposto presente a una richiesta di una coalizione che poi nel tempo si è per fortuna allargata e ci ho pensato molto, dico la verità, perché comunque fare il sindaco non è una passeggiata, è un impegno quotidiano 365 giorni l'anno 24 ore su 24. Ma di fronte a una richiesta così forte e unitaria, ho risposto presente per un unico motivo, che è il mio slogan, per l'amore che nutro per questa comunità dove io non sono nato, dove i miei genitori se ne sono andati qualche anno fa, qualche decennio fa e io non l'ho più lasciata da quando sono tornato. Quindi il simbolo rappresenta gli obiettivi dell'Agenda 2030, per questo guardo 2030, perché noi per ogni obiettivo... Nell'agenda 2030 avremo delle proposte declinate su scala locale. Quindi che sono avremo... i colori, credo? Sono i, i 17 colori e i 17 obiettivi dell'agenda 2030. Quindi il nostro programma, che è iniziato un anno fa, con la due giorni che abbiamo organizzato, la costruzione iniziava due anni fa, trova compimenti in, questa, in questi 17 obiettivi. Quindi per questo gualdo 2030... Il ramuscello d'olivo e il biancospino sono, credo, abbastanza esemplificativi di, di cosa significa. La pace, la civile convivenza, la fraternità per il ramuscello d'olivo, il biancospino è il fiore identitario della nostra città, soprattutto in un anno speciale come questo, dove c'è il 700 e della morte del nostro padrone. Grazie Massimiliano. Fabio Pasquarelli eh, scende in campo con Gualdo. Sintetico? Sì. E incisivo se vogliamo Certo eh, Cos'è Gualdo? Cos'è Gualdo? Gualdo è una lista civica trasversale che vuole raccogliere tutte le eh, anime di questa città che hanno a cuore la città Eccolo qua È una lista civica che non appartiene a nessun partito abbiamo avuto eh, il sostegno di, di, due, di due movimenti politici uno Umbria Civica e Azione però eh, noi siamo una lista civica trasversale libera e di fare il bene di Gualdo perché ho deciso di dare vita a questa lista? All'indomani delle mie dimissioni da vice sindaco e assessore io sono stato interessato da molte persone che mi invitavano a non mollare, a non lasciare l'attività politica, di trasmettere tutto con le mie conoscenze, e le mie esperienze che non vengono dal mondo politico. Io non sono stato iscritto al PD perché sono stato eletto nel PD e sono stato il primo della lista del PD e quindi sono stato diciamo, inglobato in quel progetto politico del 2014 che ricordo era un progetto politico che doveva rinnovare la classe politica. In quell'occasione decidemmo di non candidare nessuno dei vecchi no? che allora si definivano non candidabili e non presentabili. Quindi da quell'esperienza politica c'è stato cinque anni di, di mandato, abbiamo governato, governato bene, abbiamo rivinto e poi dopo c'è qualcosa che non ha funzionato, si è bloccata la macchina amministrativa, me ne sono andato per motivi politici e amministrativi. Ho dato vita a, questo, diciamo, a questa listica, a questo movimento e al centro della mia azione c'è la città e ho messo nel simbolo la roccaflea perché rappresenta il simbolo della città. Eh, poi il contorno rappresenta un po' le mio, le, il mio passato e il mio presente, in quanto un po è, è simile al logo di un'associazione di cui faccio parte e di cui ora sono il Presidente. E per cui voglio trasmettere all'interno della città tutte quelle esperienze, tutte quelle eh, azioni. E non c'è bisogno di essere di destra o di sinistra per far bene per Gualdo, ma basta avere buona volontà, capacità, concretezza e passione. È questo che io voglio dare per Gualdo. Benissimo, e questa era la presentazione dei tre eh, candidati. Ma andiamo sui temi. Ed io parto questa sera da uno dei temi assegnati come compito, diciamo così, a casa ai nostri candidati sindaci, che è i giovani. Allora, guardate, proprio oggi è uscito un eh, focus di AUR, l'agenzia Umbria Ricerche, che in qualche modo ci aiuta a leggere bene i dati, perché si fa presto a dire che i giovani se ne vanno da Gualdo o se ne vanno da Gubbio o se ne vanno. In realtà il fenomeno, potremmo dire, è Umbro, eh, anche un po' italiano, a dir la verità. Allora, le, se la regia ci aiuta, ehm, vediamo con la prima tabella un dato sul quale vi faccio ragionare ed è eh, preso appunto da questo studio di Aura, l'agenzia Umbria Ricerche, eh, su dati Istat, che ci dice eh, i giovani umbri quanto guadagnano se li mettiamo a confronto con eh, l'Italia, per esempio, eh, e allora... Eh, gli umbri con meno di 35 anni che lavorano nel privato come dipendenti hanno una retribuzione annua di 14.478 euro in media. E guardate quanto è inferiore rispetto, per esempio, ai loro coetanei del Nord Italia, dove è dei 17, oltre 17.000 euro, ma anche rispetto alla media italiana, che è di 15.000 erotti euro. Poi ci sono i UVAR 35. Guardiamo la seconda, quindi, primo dato. Eh, gli, I giovani Umbri Under 35 in Umbria guadagnano di meno. La seconda tabella, che esce sempre dallo studio AUR, ci dice che cosa fanno di, in genere di lavoro eh, gli umbri under 35 eh, dipendenti. Allora, guardate principalmente, guardate la seconda colonna, quella dove c'è eh, operai 57,8. Bene in Umbria principalmente fanno gli operai e hanno il 57,8%. Mano a mano che sale, potremmo dire così, il livello di qualifica. Mentre in Italia, per esempio, il 33% magari fa l'impiegato, o al nord addirittura il 37%, in Umbria solo il 23%. Insomma, principalmente i giovani under 35 vengono. Um, assunti per livelli bassi. Guardate gli apprendisti, guardate il 18,4% in Italia, gli under 35 apprendisti sono l'11,8%. Quindi secondo dato che rileva AUR, allora, il primo li paghiamo di meno, il secondo le, um, accedono a qualifiche in genere più basse rispetto a coetani per esempio del nord Italia. Terza tabella sulla quale vorrei farvi eh, riflettere, poi vi faccio ovviamente la mia domanda, eh, riguarda le cessazioni. Anche quelli eh, under 30 in questo caso, eh, guardate fino a 29 anni, che hanno un lavoro a tempo indeterminato, dal Covid in poi hanno iniziato in Umbria, più che in altre parti d'Italia, a lasciare questo lavoro a tempo indeterminato per cercare altrove fortuna. Guardate la linea viola, che è quella che riguarda l'Umbria, vedete che dal 2020, cioè da dopo la pandemia, è andata a toccare la linea rosa, che è la media del Nord Italia. Cioè, eh, siamo eh, come dire, lasciamo più frequentemente il posto a tempo indeterminato. Perché? Perché, dice Aur, <coughs> i giovani vogliono in Umbria non trovano un lavoro stabile, non trovano opportunità idonee alle proprie competenze, non trovano un lavoro qualificato che come dire, eh, possa aprirgli un mondo di aspirazioni, anche se vogliamo una carriera. Insomma, in Umbria eh, gli under 30 o under 35 oggi vengono definiti la Yolo Generation, ovvero You only live once, cioè si vive una sola volta, se lo devi vivere, vivilo viver, bene, lascia il lavoro a tempo indeterminato, vai a cercare però qualcosa che ti soddisfa di più. E allora, parto da Massimiliano Presciutti, eh, è vero che da Gualdo molti giovani partono e vanno a cercare lavoro fuori, però credo che Aur ci dica... Che non è un fenomeno solo gualdese, sarebbe assolutamente ingeneroso. Ci vanno perché non trovano lavoro magari adeguato alle loro qualifiche o non trovano un lavoro, come dire, che gli apra delle aspirazioni. Eh, un sindaco non crea direttamente posti di lavoro, ma cosa può fare un sindaco per, come dire, frenare questa emorragia? Che è Umbra certamente, ma che è anche gualdese. Quattro minuti per lei. Ma innanzitutto credo che questi grafici facciano un po' giustizia rispetto alle tante cose che in questi anni abbiamo sentito. Eh, sia il calo demografico che la nuova immigrazione sono fenomeni non certo locali, sono fenomeni di natura nazionale, regionale e locale. Leggevo stamattina che il Comune di Marciano ha verso più di 2.000 abitanti negli ultimi 5 anni quindi come dire, questi numeri fanno giustizia di tante fandonie che ho sentito in, questi, in tutti questi anni ma detto questo, io penso cosa può fare un'amministrazione locale può fare tre cose in buona sostanza la prima, cercare di sostenere incentivare e accompagnare la nuova impresa Moderna. Siamo in una, di, in una fase di assoluta trasformazione. Fuori dalla pandemia, finita la pandemia, due guerre, siamo in una fase di trasformazione forzata. Cioè il modello economico e sociale che abbiamo conosciuto fino all'altro ieri sicuramente cambierà. Non è un caso perché Guardo 2030 transizione digitale, transizione ambientale, transizione economica, tutti questi termini non li invento io, sono obiettivi e dobbiamo raggiungere. E allora faccio due esempi e arrivo al secondo argomento. Noi il primo maggio abbiamo fatto su, su, promosso dalle Acli un interessante incontro su questi temi. Erano presenti due imprenditori locali, gualdesi, giovani, li cito perché credo che vada fatto per rendergli merito che sono Diego Albini di Geoservice, con il suo socio che non c'era in quel caso, e Andrea Sprega e Marco Materazzi di Slop. Cosa hanno fatto questi due... E diciamo, ragazzi? mondo della geologia e mondo dell'informatica. Esatto. Diciamo allora, sono partiti da zero, non è che li ha aiutati il pubblico, hanno avuto il coraggio di intraprendere una strada per la quale avevano studiato. E poi dirò su questo. E ad oggi sono due aziende. Nel caso di geoservice, che si è già dovuta trasferire in un cavannone industriale perché non entravano più nella sede dove stavano e hanno già a libro paga, come si direbbe una volta, 30 professionisti di altissima professionalità con grandi potenzialità di crescita in tutto il mondo. Quindi, cervelli che vengono attratti e non se ne vanno. Idem con patate, slope. Anzi, lì è ancora meglio perché lì. E alle viste un investimento milionario in città da parte loro, che noi abbiamo seguito e accompagnato, perché lì occorrono degli atti, che consentirà nella nostra città di avere un campus dell'economia digitale a livello europeo. Questi sono due esempi di cosa può fare una pubblica amministrazione. Uno, cercare di accompagnare. Due, <coughs> cercare di dare. Coraggio e fiducia a chi vuole investire e rimanere in città, perché ci sono. Io ne ho citati due, ma ce ne sono tanti altri. Siamo un distretto elettromedicale, ad esempio. Ad esempio e mi fermo qui. Ci sono tanti altri settori innovativi in crescita. Ma il tassello fondamentale è l'istruzione, cioè come si incrocia la domanda e l'offerta. Cioè noi non possiamo rimanere prigionieri dei vecchi schemi, dei vecchi indirizzi, noi dobbiamo calare istruzione su quello che è questo periodo di trasformazione, per creare professionalità che restino in città, che siano capaci anzi di essere attrattori di cervelli e non più esportatori di cervelli, perché questo si può e si deve fare. La scuola ha un grande compito nella sua autonomia, quello di favorire questo processo. Poi magari nel minuto che abbiamo di replica le chiederei se vorrà di specificarci la sua idea su questa istruzione, che cosa serve. Fabio Pasquarelli, stessa domanda, sì. un'amministrazione comunale cosa può fare perché i giovani restino a lavorare in questo territorio, aspirino, perché anche questo è importante, avete visto la grafica, cioè molte volte magari il lavoro lo trovano ma non è adeguato alle loro aspirazioni, aspirino a restare a Gualdo. Prego. Allora, è chiaro che l'amministrazione deve... Supportare le imprese che vogliono investire nel territorio quelle che ci sono che si vogliono espandere e lo deve fare in termini brevi, rilasciando le autorizzazioni sempre nel rispetto di tutte le norme, però cercando di supportare le imprese con varianti a piano regolatore quando ce lo chiedono, è successo in passato, imprenditori locali hanno chiesto un ampliamento e le amministrazioni rispondono velocemente. Questo fa parte del compito dell'amministrazione e sarebbe grave se l'amministrazione non supporti questo alle imprese. È chiaro però che noi abbiamo della lista Gualdo in mente una visione della città un po' diversa. Io credo che Gualdo è una città in cui si viva bene, lo dicevamo prima, che però è una città, diciamo, dormitorio, tra virgolette. i giovani dormono a Gualdo, le famiglie vivono a Gualdo, poi la mattina prendono la macchina che fa 50, 60, 70, 80 chilometri. Allora, siccome noi non dobbiamo tralasciare nessun posto di lavoro, io credo che noi dobbiamo avere l'ambizione di trasformare questa città una volta per tutte e definitivamente in una città turistica. Che significa trasformare una città turistica? Significa investire, screderci seriamente in questo, cioè entrare e arrivare a Gualdo e eh, far sì che eh, chi arriva ha la sensazione che a Gualdo si campi di turismo, perché anche con turismo si, può, si possono creare posti di lavoro, perché anche un posto di lavoro è importante, quindi iniziamo con pochi posti di lavoro, possono diventare molti posti di lavoro. Come fare innanzitutto? Innanzitutto si fa creando delle politiche di recupero all'interno del centro storico di edifici storici per la, per la ricerca del bello, del bello della, della, della storicità della città. Rendere questa città un pochino più armoniosa, eh, uscire dai musei e tra transitare nei vicoli della città, farli in un contesto un pochino più decoroso di quello che è attuale e lo faremo mettendo delle iniziative, attuando delle iniziative che ci permettono di aggredire queste situazioni, di mettere sul mercato edifici a prezzo politico per poter attrarre sia residenti che turisti. Stanno nascendo in questo momento delle eh, case vacanze, i BB, sempre più diciamo, ramificate nel territorio. Noi vorremmo investire anche su questo, mettere in rete, creare un'associazione di giovani perché quando io. Parlo del mio progetto e al centro del mio progetto ce cioè sono i giovani. Quando parlo di una nuova Protadino, la rinascita di un'associazione che promuova il territorio mediante le tecnologie, mediante le comunicazioni, è chiaro che penso ai giovani che devono lavorare in questo e su questo il pubblico può investire, può investire piccole risorse che ci sono, 30, 40, 50 mila euro l'anno in maniera tale che ad ammettere e promuovere il territorio, perché io vedete non credo che Gualdo è da rifare, Gualdo già è bella, per questo noi ci chiamiamo Gualdo, ma Gualdo va trasformata in una città turistica e per farlo bisogna crederci, bisogna promuovere, bisogna promuovere tutte quelle iniziative che ci sono, che sono belle, che dal primo di gennaio al dicembre eh, ci sono a gualdo, magari sono poco pubblicizzate, poco trasmesse. Per far questo ci vuole impegno, lavoro, dedizione, passione, tutte quelle cose che noi pensiamo di avere. Ma il turismo potrà assorbire la richiesta di lavoro? Mm, sì, sicuramente non potrà assorbirlo, ma è parte integrante, chiaramente con tutte le altre attività che dobbiamo supportare come ho detto prima come l'amministrazione eh, credo come tutte le amministrazioni debbano fare è un, è un dovere dell'amministrazione stare vicino alle imprese che investono in Gualdo e supportarli con gli atti amministrativi che possono agevolarlo, questo è chiaro però il turismo può essere eh, un volano che può far ripartire questa città quando penso di turismo non penso solo al centro al storico, penso alle frazioni penso ai centri storici delle frazioni che sono bellissime, penso alla montagna e, e quindi credo che questo sia la sfida che noi dobbiamo perché è vero, e è vero, sì, che noi dobbiamo accettare qualsiasi transizione energetica, ma farlo con, con, pensando che il nostro, il nostro territorio, le nostre bellezze, il nostro ambiente non deve essere deturpato, anzi, deve essere tutelato. Quindi, si riferisce a qualcosa di specifico? Sì, mi riferisco sì, all'impianto eh, eolico che è stato presentato. A dicembre, che ci trova contrari, poi avremo modo di chiarire perché. Penso di sì. Intanto vi dico che stanno arrivando le domande, eh, ora gliele farò eh, a breve. Ma eh, Simona Vitali su questo argomento: i giovani, il lavoro, come tenerseli? Come non essere d'accordo con tutto quello che ho ascoltato? Peccato che eh, le persone qui presenti hanno amministrato per dieci anni e non ho visto nulla di tutto questo fino a questo momento. No. Sono contenta che vogliono farlo per il futuro perché quello che si è visto fino ad oggi sicuramente non ha incentivato la permanenza dei giovani. Intanto la città deve essere pianificata. E quindi gli interventi sul piano regolatore si fanno anticipando le richieste degli imprenditori e non soltanto accompagnando le richieste degli imprenditori. Non funziona esattamente così quando si vuole pianificare il futuro di una città e dobbiamo mettere mano al piano regolatore, secondo poi quello che. Eh, ci troveremo davanti e quello che sarà necessario fare anche per ripartire dalla vicinanza che la nostra città ha con la Perugia ancora, che è una infrastruttura importantissima per trattenere i giovani in questa città. Perché eh, siamo collegati in 20 minuti, 30 minuti con Perugia, siamo collegati con le marche, quindi i nostri giovani possono tranquillamente spostarsi anche per lavoro se non riusciamo immediatamente a fornire eh, un'alternativa lavorativa in città perché questi sono cambiamenti che non si fanno per slogan, sono cambiamenti che avvengono negli anni. Però intanto la vicinanza con l'infrastruttura ci insegna che dobbiamo assolutamente sistemare le nostre aree di accesso alla città che non sono sistemate. Quando si entra a Gualdo non si ha la sensazione di arrivare in una città produttiva, una città florida, una città che, come ha ben detto eh, Massimiliano, eh, culla delle realtà produttive molto importanti. C'è cioè un, cioè un centro biomedicale. Che è in continua espansione e addirittura ci sono cose che vengono prodotte solo ed unicamente a Gualdo Tadino. Ma agli imprenditori noi non siamo andati a domandare cosa possiamo fare per voi. Faccio un esempio: ha chiuso eh, il, diciamo, il punto di riferimento della Conf Artigianato qui a Gualdo, eh, quello era un posto dove anche le start-up, i giovani, ma imprenditori locali si rivolgevano anche per tutte quelle pratiche burocratiche che servivano per accedere anche alle garanzie. Gli istituti di credito e era un servizio comodissimo. Ehm, poter creare un hub che possa dare queste risposte al territorio perché è vero che l'iniziativa privata c'è, è vero che ci sono dei ragazzi in gambissima che fanno cose bellissime, ma le fanno da soli e ne fanno perché magari hanno un'illuminazione particolare, ma ci sono anche tanti altri soggetti che per motivazioni economiche, per scarsa intraprendenza, devono essere messi in condizioni di poter sviluppare delle idee. E quindi i giovani innanzitutto si devono riappropriare dei propri spazi. Non ci sono luoghi di incontro e di aggregazione nella nostra città. I ragazzi, io ho tre figlie di tutte le età, quindi so perfettamente che tipo di disagio vivono. Non hanno luoghi di incontro, nell'incontro si sviluppano le idee. La città non la rifà il sindaco, la città la rifà la comunità, la nostra stagione produttiva più bella che abbiamo avuto a Gualdo l'hanno fatta gli imprenditori l'hanno fatta in maniera spontanea ma vivevano in una città con dei servizi spesso all'avanguardia che venivano presi ad esempio dalle altre realtà limitrofe dico una cosa a caso anni fa eh, la raccolta differenziata porta a porta si faceva a Gualdo e non si faceva in tanti altri luoghi ad esempio, era un vanto anche quello adesso dobbiamo sempre volare basso, no ma a Gualdo questa cosa non si può fare, a Gualdo si può fare tutto, perché abbiamo una città che ha le infrastrutture giuste per poter eh, fare impresa, che ha le scuole la scuola è un'eccellenza, a Gualdo gli istituti superiori sono sempre stati in eccellenza attrattivi anche nei confronti degli altri territori, oggi lo sono meno anche perché sono state fatte delle scelte anche nei comuni limitrofi che hanno limitato magari la nostra attrattività, ma noi dobbiamo accompagnare anche le scelte della scuola, non solo dire alla scuola dovete cambiare, correre, stare dietro a quel, al mondo produttivo ma dobbiamo accompagnare quelle scelte perché la scuola non può imporre le scelte le devi concordare in questa città manca questa umiltà di andare a parlare con chi si occupa di determinate questioni e affidarsi il sindaco non può decidere per tutto perché non ha le competenze su tutto bene allora ora avrete un minuto di replica se lo volete esercitare vi invito a farlo anche magari per ampliare o concludere. ah io prima non l'ho fatto su una cosa che aveva detto Massimiliano ma ve lo l'abbiamo. <ride> minuto di replica, quindi lo può fare, però in questo minuto di replica introduco anche una domanda che ci arriva dai nostri telespettatori che in qualche modo riguarda noi stiamo parlando di giovani, di futuro i candidati stanno parlando di opportunità di lavoro, ci chiede un cittadino, <coughs> Gualdo Tadino è ancora la città della ceramica? Il centro promozionale della ceramica quale sarà la sua utilità? Ha senso continuare nel riutilizzo della struttura come centro promozionale della ceramica? Questo è un cittadino gualdese. Allora un minuto di replica Massimiliano se vuole ovviamente anche su questo argomento se vuole rispondere a sì, questo sì, cittadino eh, eravamo rimasti anche appesi sulla questione istruzione e poi non so se vuole replicare i suoi colleghi no no dico semplicemente che un piano regolatore non si fa in sei mesi il piano regolatore si fa in anni e, un quindi, minuto, eh, donne, e quindi una pubblica amministrazione quando c'è un investitore in un tempo come questo dove un mese fa la differenza, non un anno. Deve fare cose a volte anche coraggiose, come abbiamo fatto in questi anni, perché se non l'avessimo fatte, tutte queste cose di cui ho sentito parlare non ci sarebbero state, tanto per essere chiari. L'istruzione, certo che un sindaco non può fare tutto, ci mancherebbe altro, ma ci sono le norme, l'autonomia scolastica è una norma dello Stato. E allora quando noi andiamo a parlare con le scuole, perché noi ci parliamo e anche i punti di aggregazione, forse qualcuno non ha vissuto in questa città, ma c'è un coworking che funziona benissimo. Ci sono spazi che sono stati creati in dieci anni con tre progetti finanziati Andiamo da Fondazione e meglio, dal via. Comune. Cioè, allora, se vogliamo parlare delle cose concrete, confrontiamoci. Se vogliamo dire che bisogna rifare Gualdo perché va tutto male, e penso che sia un buon spot contro la città, non per la città. Quindi, come dire? E confrontiamoci sulle cose di merito, ma per favore, per fare un piano regolatore ci vogliono almeno dieci anni. Ce l'ha qualcosa da dire sul centro promozionale della centro ceramica? Centro promozionale? Noi ci abbiamo investito e ci crediamo anche perché ci credono le imprese, okay. non solo della ceramica, anche di altri settori, ed è un contenitore che va finito e portato a termine, Assolutamente sì. Assolutamente certo che eh, Fabio, non so se vuole replicare a sì, questa cosa che no, ha sentito e anche rispondere a questo cittadino che, che ci ha scritto Sì, eh, innanzitutto voglio replicare un attimino a Simona perché eh, siamo venuti qui questa sera per presentare i nostri programmi quindi se la buttiamo sul eh, Ma avete governato dieci anni è semplice fare la polemica ma non porta a niente voglio ricordare solo a Simona che eh, nel 2000, dal 2009 al 2014 eh, c'è stato chi ha proposto i care che poi quelli sono stati i fallimenti quindi prima di buttarla in cacciale direi di eh, pensare bene ai problemi della città che sono molto più importanti. Sì, il centro promozionale della ceramica per noi è importante, è fondamentale, è il centro del mio programma, Lui, io lo chiamo non centro più pro, cioè, centro promozionale della ceramica non solo, lo chiamerei Università della Montagna, perché? Perché lì lo vedrei come un centro di formazione, un centro di formazione per le, tutte quelle attività che riguardano la città. Faccio dei esempi l'agricoltura, centro di formazione per giovani imprenditori agricoli, centro di formazione per guide montane, centro di formazione per qualsiasi attività serva Quindi di... Quindi non solo ceramica. Non ceramica, ma sicuramente anche ceramica, ma inglobare tutto quello che riguarda il mondo de, della città, il mondo della montagna, il mondo della ruralità, perché è, è, è centrato poi in questa trasformazione della città da città normale a città turistica la messa in evidenza dei nostri prodotti che siano artigianali e ne, gastronomici di qualità tipo olio, tipo birra, tipo uh, tutto quello che eh, abbiamo a guardo di buono e che possiamo proporre ai turisti bene Simona Vitale un minuto e mezzo di replica se vuole sì. e se vuole rispondere al telespettatore sì. innanzitutto iCare non è stato un fallimento ma era un progetto pilota portato avanti anche da, addirittura no, da, da Del Rio che era allora presidente del Lanci per cui no eh, seconda fallimento cosa quando parliamo di piano regolatore e diciamo che ci vogliono dieci 10 anni è vero e non ho nient'altro da aggiungere su questo ovviamente lo faremo ci metteremo mano probabilmente, certo, ci, metteremo abbiamo... anni, probabilmente certo. ci metteremo dieci anni, probabilmente ci metteremo 10 anni, certo che c'è, tutte le città ce l'hanno. Il problema è mettere mano ai cambiamenti che si possono attuare attraverso il piano regolatore che in dieci anni non avete adottato, perché non si va solo dietro alle richieste dei singoli, altrimenti diventa un outdset che non serve a nessuno. La visione della città deve essere più ampia. Eh, sulla scuola, ovviamente, certo c'è l'autonomia scolastica proprio per questo ho detto che non possiamo andare a imporre le scelte, ma che devono essere sempre concertate, rispondo perché prima non ho replicato, che ha detto Massimiliano che è l'unico non autocandidato, io non mi sono autocandidata, ho vinto le primarie, quindi sono stata individuata attraverso uno strumento di partecipazione che ha portato a votare 2.500 persone. Bene, eh, a 30 secondi, ma se vuole ieri restituiamo dopo, insomma, li mettiamo sì, come credito. Però. Ah sì sì, ah, per il centro promozionale della ceramica. Eh, per ah, giusto, Generale, usiamoli per il centro quello. promozionale della ceramica, io credo che quel contenitore che si trova in uno spazio dove insistono tutta una serie di eh, strutture sportive debba essere invece dedicato allo sport. Allora ehm, noi dobbiamo proseguire sui giovani, però guardate, mi stanno arrivando due messaggi similari e quindi ve li. Eh, ve ve rigero perché mi piace che i cittadini ci scrivano. Tutte e due sono due cittadini diversi, eh, ma l'argomento è praticamente lo stesso. Eh, vi do un minuto per rispondere se volete, su questo. Buonasera a tutti e tutte. Approfitto di questo spazio per fare una domanda ai candidati. Sarà nuovamente possibile. Non necessariamente durante il prossimo mandato? Quindi eh, come dire, riaprire il sito di scavi archeologici presso il Pozzo di Tadinum, oltre ad essere una potenziale attrazione turistica? Visto che parlate di turismo, credo sia importante anche per riscoprire le nostre radici più profonde. E su questo argomento, che a questo punto immaginiamo dunque sia eh, eh, una cosa interessante, eh, la stessa cosa ce la scrive un altro telespettatore. Abbiamo siti archeologici unici ed estremamente importanti dove si potrebbe investire in maniera concreta e continua per lo sviluppo del turismo e della cultura. Come vedono questa opportunità i candidati? Pasquarelli, vuole rispondere in un minuto e mezzo su questo argomento? Prima Ma, di proseguire eh, su altri? Que quello dei siti archeologici è un tema che è da decenni che sta sul tavolo delle amministrazioni, credo che per quanto riguarda quello di Saino ci siano dei problemi eh, diciamo, amministrativi di che, che chiaramente impediscono una, eh, portare alla luce questi scavi. Io come amministrazione sarei più eh, propenso ad investire su quello dei Colli Mori che vedo molto più unico, eh, la possibilità di eh, puntare su quello più che altro che l'altro che eh, oggettivamente ha dei problemi di, di, di infrastrutturali sopra, e abbiamo il problema del eh, sede del nuovo progetto Renexia che in, interessa anche quella zona, quindi che progetto che io è stato messo da parte ma non credo che sia abbandonato dalla ditta. Quindi, lo lo vedo un per pochino... i telespettatori è il progetto delle paleoliche esatto, lo vedo, lo vedo molto più complicato intervenire lì, invece su Colle Mori lo vedo come una novità quindi un, una promozione nel nostro territorio <ride> unica a livello diciamo, regionale quindi sia sì i siti archeologici ha sì. risposto? ovviamente sia sì i siti archeologici anzi lo strumento del vincolo archeologico potrebbe fermare il progetto delle paleoliche, lì ci sono dei problemi non eh... le piace quel progetto? no L'ho okay. già dichiarato anche l'ultima puntata, assolutamente no. Dobbiamo scongiurarlo a tutti i costi. Eh, in quella zona, in quell'area, insistono 11: Andiamo col timer, per favore. Un Insistono 11 ettari di sito archeologico che hanno dei problemi ad essere diciamo, portata alla luce. Abbiamo anche dovuto ricoprire negli anni per, poter, per proteggerlo, perché lì insistono eh, i tralicci della ferrovia. Diciamo. Quindi dovremmo spostare il percorso, che sarebbe una spesa veramente onerosa. Ma sono 11 ettari, quindi potrebbe essere portata alla luce una porzione che non ha questo problema e attraverso una campagna di scavi nuova, che non costano tantissimo, ovviamente vanno individuati i fondi anche con una partnership con l'università e secondo me vale invece la pena di farlo perché quella è una posizione veramente paesaggistica meravigliosa e, sarebbe, e che comunque si inserisce anche in un percorso, in un percorso naturalistico e di trekking, per cui diciamo che si inserisce in una progettualità complessiva, quindi sì anche alla Tadinum sì a Colle Mori perché rappresenta un unicum, perché è un insediamento urbano. Dall'ottavo e IV secolo a.C. non esiste. I reperti archeologici che sono stati scavati in quell'area adesso sono nell'unico museo dedicato agli antichi umbri che ce l'abbiamo noi a Gualdo Tadino che è stato aperto pochi anni fa eh, e sarebbe bello poter creare una rete no? tra il cioè, museo fisico e il sito archeologico. Eh, Massimiliano ovviamente siti archeologici, ma visto che è venuto fuori anche il tema Renexia, insomma magari ci dice anche la sua posizione. La mia posizione credo sia la più chiara di tutti. Partiamo con il tempo. Ci sono 17 pagine di parere, quindi credo che sia sufficiente. Tra l'altro Però... articolate, molto articolate. anche le <ride> Adesso 17 pagine, insomma, non è così semplice. Quindi la, la posizione che ho espresso mi sembra abbastanza chiara. Di contrarietà con 17 pagine di motivazioni. Quindi credo che possono essere consultate da chiunque. Per quanto riguarda i siti archeologici, io sono sempre stato... Un convinto fautore delle cose concrete, cioè di quelle che si possono fare, non di quelle che si sognerebbe di fare. Noi abbiamo la fortuna di avere nel nostro gruppo e sarà candidato Sebastian Mattioli, che è il coordinatore del gruppo archeologico Umbro Marchigiano. Che so essere stato contattato anche da alcuni miei competitor per alcuni suggerimenti, di questo sono molto orgoglioso perché significa che abbiamo fatto bene. Ad investire anche su questo. Credo che sarà molto difficile e complicato <coughs> eh, fare una campagna di scavi perché se, se non, vorrei, non vorrei che per rifare Gualdo ricominciamo a rifare debito. Ecco, tanto per essere chiari. Quindi si può fare quello per cui avremo le risorse per essere fatto. Non certo annunciare cose che già sappiamo fin d'oggi da oggi. Non allora, in grado eh, arrivano tantissimi messaggi. Prometto che li leggerò. Tutti non mi mandate commenti alle loro risposte perché non li leggo. Nel senso che mi arrivano commenti che quotano più o meno le vostre risposte. Dopo mm. li vogliamo avere, però. Sono feedback importanti. Quindi non mi mandate, perché ne arrivano tantissimi, non mi mandate il commento a quello che loro, cioè chi è bravo e chi non lo è, perché non lo posso leggere, quindi questo per essere chiari. Allora, mh, poi leggo, prometto, voi intanto scrivete, ma io devo fare un passetto avanti, torniamo ai giovani, ripartiamo da Simona Vitali, ma guardiamo questo video. Allora, chiediamo alla regia se ci fa vedere questo video. Allora, questa è la webcam di eh, Piazza Martiri della Libertà dove eh, viene ripreso ciò che accade eh, in una sera. Allora, puntate l'attenzione a destra, un po' sull'angolo eh, di destra in alto, e eh, un ragazzo finisce al centro di quello che, non lo so, io definisco pestaggio, poi ognuno lo definisca come vuole. Guardiamolo e poi magari proveremo a commentarlo. Allora, eh, mentre scorrono le immagini, ehm, questo è un episodio, ma eh, ci dicono le forze dell'ordine che purtroppo non è un episodio sporadico. Le, la piazza de, di Gualdo, soprattutto a partire dalla tarda primavera-estate, e non solo piazza, eh, ovviamente Martiri della Libertà, anche altre realtà del centro, Purtroppo sono oggetto di una frequentazione, diciamo così, al di là della legge, mettiamola così. Eh, una chiacchierata con operatori che lavorano in settori specifici ci dicono che anche da Gualdo Tadino, ma non solo da Gualdo Tadino, dall'intero Alto Chiascio arrivano, per esempio, segnalati dalla prefettura. Eh, sempre di più ragazzi di 14-15 anni come assuntori di sostanze stupefacenti. Voi sapete che se venite trovati in possesso di una sostanza stupefacente per uso personale, comunque la prefettura vi segnala ai servizi eh, appositi. Eh, che ovviamente poi, eh, se siete dei minori, come dire, contattano le vostre famiglie e cercano di capire da dove nasca il disagio. Bene, sono sempre di più. Dal territorio dell'Alto Chiascio, anche da Gualdo Dadino, le segnalazioni di quindicenni. Eh, le telecamere di videosorveglianza sono un ottimo deterrente, dicono le forze dell'ordine, per limitare lo spaccio, ma non bastano, perché se la, piazza, se la telecamera è sulla piazza, lo spaccio si sposta nei vicoli del centro. Eh, in genere i quindicenni, ci dicono le forze dell'ordine: eh, usano cannabis, consumano cannabis, ma tra i 16 e i 17 anni è la cocaina, quella che viene di più utilizzata. Con 50-70 euro si compra una dose che magari viene divisa in due. L'assunzione costante di cocaina eh, porta anche a patologie psichiatriche che sono state individuate dai eh, servizi. Eh, e violenza, avete visto, un caso di violenza evidente. A questo si aggiunge anche la patologia per gioco d'azzardo e per, eh, come dire, un utilizzo distorto della rete internet. Allora, Simona Vitali, ripartiamo da lei. Eh, I giovani e il disagio. Anche qui non è solo Gualdo, perché se no sembra che siamo l'angolo del Bronx e non è così. Questo che vi racconto deriva da una chiacchierata con servizi territoriali, quindi parliamo dell'Alto Chiascio, ma Gualdo è il secondo comune per grandezza di questo territorio. Gualdo eh, per esempio ha perso da due anni il SERD, cioè il Servizio delle eh, Tossicodipendenze, ora bisogna venire a Gubbio insomma, per eh, usufruire di questo servizio, che è anche un servizio di consulenza, di aiuto, di accompagnamento per le famiglie che hanno ragazzi in questa situazione di difficoltà. Il centro storico purtroppo è uno dei luoghi, diciamo così, dove si manifesta il disagio, ce l'ha una ricetta: quattro no, minuti non ce n'è una di ricetta. Io intanto ho visto questo video qualche giorno fa, sono rimasta impressionata da quello che ho visto, ma sono rimasta anche colpita. Dall'indifferenza dei ragazzi che non hanno neanche. stavano a guardare. Ma neanche forse hanno guardato, non si sono, alcuni non si sono neanche accorti di quello che stava succedendo. Sono episodi che si verificano spesso nel nostro centro storico, che si verificano anche in altri centri storici, non ci nascondiamo dietro un dito, sicuramente non possiamo agire su un unico filone. Intanto nel nostro centro storico manca un riferimento municipale, nel senso che non c'è più un vigile urbano di sera ad esempio, non c'è d'estate. C'è sempre stato, adesso non so se l'ultimo anno è stato individuato nuovamente, ma dobbiamo ritornare anche ad utilizzare i vigili urbani per quello che servono, non soltanto per fare le multe sulle strade. E quindi un vigile urbano in centro storico il sabato sera, il venerdì sera, che fino a tardi presidia comunque quel territorio, può eh, fungere da deterrente. Dopodiché noi con i giovani dobbiamo avere le braccia larghe, noi abbiamo le braccia strette con i ragazzi. Non possiamo soltanto agire quando il danno è stato fatto, dobbiamo prevenire soprattutto. Queste sono ragazze ai quali non viene offerta evidentemente un'alternativa. Se i ragazzi stanno bene, vivono serenamente la propria quotidianità, non si rifugiano né nell'alcol né nella droga e questo è un problema diffuso ovunque. Che cosa possiamo fare a livello comunale? Farli riappropriare degli spazi. Nel centro storico di Valdotalino ci sono degli spazi che possono essere utilizzati dai ragazzi e essere autogestiti da loro, perché noi non andiamo mai a chiedere loro di che cosa hanno bisogno. E quindi sostegno psicologico, spazi adeguati alla loro crescita, sistemazione di quei contenitori che possono essere utilizzati dai ragazzi e che li allontanano dal disagio. Gli spazi sportivi. Se noi sottraiamo spazi di aggregazione ai ragazzi, noi creiamo un problema in più. Se noi sottraiamo una piastra, se non teniamo bene un impianto sportivo, se togliamo un luogo vitale alla loro aggregazione, i ragazzi si rifugiano nelle sostanze stupefacenti, nell'assunzione di si alcol Si riferisce a qualcosa di specifico? Beh, sì, perché noi ad esempio avevamo un centro di aggregazione estivo che veniva utilizzato tutte le estati dai ragazzi a quartiere, è stata individuata quell'area per fare una palestra scolastica con i fondi PNRR che sono finalizzati alle palestre scolastiche, quindi non discuto la scelta di fare una palestra, ma discuto la scelta tecnica. Rimarrà comunque, verrà fatto un campetto, comunque sia quello spazio è stato ridimensionato per fare qualcosa che poteva essere fatto in un modo diverso, ma non voglio parlare soltanto di questo, non è un elemento che crea il disagio nel centro storico e che fa eh, cadere in rissa le persone. Noi siamo un'importante piazza di spaccio da tanto tempo e io non sento mai parlare di questo perché vedete nelle altre città ci si confronta col prefetto, col questore, si mettono anche in atto delle azioni di prevenzione e di repressione per chi spaccia soprattutto perché eh, dobbiamo agire su, su entrambi i filoni quando invece c'è disinteresse totale e eh, deleghiamo questo, eh, diciamo, questo disagio soltanto alle famiglie che molto spesso non, non si accorgono neanche magari dei disagi che vivono i propri figli, perché i figli non parlano con i genitori, quindi anche percorsi che possano avvantaggiare questo dialogo che le, e, e, e ci affidiamo alla scuola, che ormai è diventata il contenitore per poter eh, dare risposta a tutto, ma non sensibilizziamo noi. La città è vostra. Noi ve la diamo, gli spazi museali sono aperti, i locali sono aperti per la, alla vostra disponibilità. Voi potete organizzare gli eventi in autonomia, potete organizzare eventi sportivi in piazza, potete organizzare eventi ricreativi in piazza. Noi siamo con voi, non avete bisogno di questo. Ovviamente il presidio del territorio è importantissimo e fondamentale e credo che eh, il ritorno dei vigili urbani, almeno di una figura di sera eh, fino a tarda sera soprattutto d'estate magari anche per determinati eventi possa, possa svolgere una funzione importante ovviamente coordinate dal, dalle forze dell'ordine ci mancherebbe Presciutti. ma io capisco che forse la lontananza della città ha fatto perdere di vista cose che sono ormai di dominio pubblico in città un vigile urbano da solo non può stare in servizio ma non a Gualdo, in Italia non è vero, non ci può stare, soprattutto no. di notte cioè, e quindi, e, di... quindi <ride> e quindi, e quindi, poi Simon, <coughs> assolutamente non ti preoccupare. Sono protocolli che vengono e fatti quindi... appositamente per queste emergenze, quindi, non diciamo cose non vere per cortesia. E quindi, Simona, eh, magari nella replica poi glielo eh, dice. informo sì. la dottoressa Vitali che in tutto il periodo primavera-estate. Due vigili urbani fanno il turno fino alle 24 ottimo. Se non lo sa, eh, mo lo sa da stasera lo sa Troppo presto. Quindi, quindi va sì, sì. bene. Simona sia brava dopo la Da stasera la informiamo che questa avviene ormai da anni. È stata assente, quindi capisco. No, ho chiesto. Poi non, non saperlo. la prego per favore. Può non saperlo, ma da stasera lo sa. Mm. Per quanto riguarda il disagio giovanile. Ma guardate, anche qui noi abbiamo. Restituito all'autogestione i campetti di San Rocco e quest'estate hanno fatto il botto, lo abbiamo fatto noi, <coughs> tribolando lacrime e sangue perché anche qui è facile dire, poi bisogna praticare e noi non siamo abituati a spendere quello che non ci abbiamo, quindi noi facciamo quello che è coperto e che si può fare. Non quello, il pagherò non fa parte della nostra cultura, tanto per essere chiari. Va bene? Quindi ho fatto quell'esempio, ne potrei fare tanti altri di zone di verde urbano recuperate, ma mh, sono sotto gli occhi di tutti, quindi basta guardare, non c'è da dire altro. Rispetto alle immagini che ho visto, sicuramente sono immagini forti. Ma io ricordo quando ci fu quella operazione con gli elicotteri qualche anno fa. Andate a leggere quello che si può leggere di quell'intervento. Andate a vedere da dove nasce il disagio, non nasce dai ragazzi, nasce dalle famiglie, non che ci hanno disagio, che fanno uso di quelle sostanze, perché poi la verità tocca dirsela, non è colpa dei giovani. Qui abbiamo un problema enorme che ci riempiamo la bocca di civismo, di, di educazione e poi siamo noi adulti i cattivi esempi. Noi adulti i cattivi esempi per questi ragazzi e lo siamo anche quando diciamo cose fuori dal mondo, perché la piastra di cartiere ne verrà tolta due metri quadri, sono 1600 metri quadrati di superficie. Certo, ci sarà un disagio temporaneo perché quando c'è un cantiere, viva Dio, c'è un disagio, ma lì tornerà nel più breve tempo possibile uno spazio completamente nuovo. Oggi, a proposito di oggi, non più tardi di oggi, io ho incontrato, perché non è che bisogna parlarci sui social, bisogna guardarli negli occhi, ho incontrato questa nea associazione di ragazzi, al quale è stato proposto, pensate un po', vi do una notizia, da parte di educare la vita buona e del suo presidente, di, gestire il campo da di autogestire il campo da basket de dell'oratorio. Pensate un po', com'è successo questo? È un miracolo? No, è frutto di un percorso. È frutto di un lavoro che non si improvvisa, che non si annuncia, che si fa in silenzio, ma che si costruisce insieme. Cioè, noi in questi anni, non so se vi siete accorti, abbiamo gli spazi, mancano, no, manca la voglia di essere coinvolti, di coinvolgerli questi ragazzi, ma non di coinvolgerli perché devono fare chissà che cosa ma di coinvolgere per dirgli voi siete responsabili del vostro futuro e quindi volete questi spazi? Prendeteveli sì. Ma come? Come? Per fare cosa? Qui serve il supporto e l'accompagnamento. Noi andremo in scadenza della biblioteca comunale, noi faremo un concorso per idee riservato agli under 35 per la gestione di quello spazio. Li metteremo in competizione. Deve chiudere Pasquarelli. Ma giovani centro storico e sì, un disagio. Mh, un attimino voglio essere chiaro, io essere, eh, strumentalizzare un po' quello che è avvenuto e, e dare la responsabilità al fatto che una piastra oppure un palazzetto oppure un campo sportivo può avere dei problemi strutturali no, che fanno parte della, della storia di un fabbricato, beh, la trovo un attimino un po' come uno sciacallaggio politico, cioè non, se po non possiamo su questi problemi scherzare, cioè non possiamo no. cercare di prendere voti su questi problemi che sono serissimi, che in parte vengono, que quei ragazzi lì sono i nostri figli, io ho un figlio di 20 e un figlio di 25 anni, potrebbero essere i nostri figli, noi non possiamo far finta di niente e dire che la colpa è del sindaco protempere oppure dell'amministrazione comunale, no, questo è un problema sociale. Io sono un insegnante di istituto tecnico superiore e vedo i ragazzi che entrano a scuola a 15 anni e escono a 19-20 anni che sono già uomini quasi formati, maturi e pronti per entrare nel mondo del lavoro. Noi è lì l'anello debole, il punto debole, perché i ragazzi stanno a scuola, hanno la famiglia, ci hanno i servizi sociali, c'è il comune, devono lavorare insieme. Finché i ragazzi stanno a scuola e stanno insieme in una classe si sentono anche protetti, fanno parte di un gruppo, stanno bene tra di loro e eh, crescono, maturano, passano la fase adolescenziale, arrivano e si maturano. Quando escono dalla scuola, che si trovano soli e spaesati, è lì che bisogna agire, lì bisogna stare attenti perché se la famiglia è debole alle spalle, e, e, e ci sono famiglie debole alle spalle che hanno gli stessi problemi magari che hanno i loro figli perché è vero quelle scene dieci anni fa in piazza, in eh, sempre in piazza Marti la Libertà quando c'era il mercatino di Natale una notte mi sono ritrovato la, la casetta della mia, eh, della mia esposizione l'associazione rotta e da, vi, da video si è visto che era un signore che adesso ha 50 anni molto probabilmente sarà il padre di, di un figlio che sarà molto bravo ma potrebbe essere, avere i stessi problemi del padre ma non voglio dire questo perché anche chi ha i figli di famiglie importanti e, e, e serie può cadere in quei, in quei problemi, che sono problemi sociali, quindi non possiamo fare sciacallaggio politico su questo. Io ho visto quelle immagini, la prima volta che le vedo non lo sapevo, sono rimasto male questa sera. Cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna eh, tenere la piazza in una maniera un pochino più precisa, ordinata, un pochino più eh, controllata, questo sì. Eh, Vedo vigili che girano il territorio per la sicurezza stradale, va bene fino a un certo punto, eh, va bene prevenire ma bisogna controllare anche queste situazioni. E io in quella piazza inizi inizierei a togliere le macchine innanzitutto e mi immaginerei di vedere qualcosa di nuovo, più bello, magari più vivibile, con più gente, perché poi dopo i ragazzi eh, diciamo, si eh, omogeneano anche all'ambiente in cui trovano. Attenzione però, noi non possiamo pensare al futuro dei ragazzi, perché il futuro è oggi. Dobbiamo pensare al presente dei ragazzi, non bisogna essere eh, demagogici su questo e dire che i ragazzi sono importanti, li mettiamo in un contenitore e li mettiamo in altri. No, i ragazzi devono stare nella società, devono stare nelle associazioni, ma ci devono stare da protagonisti, nei partiti politici. Io mi ricordo che il sindaco di Gualdo, Carlo Cubini, aveva 23 anni, era un ragazzo, già era sindaco. Oggi si fa difficoltà nelle associazioni, nelle associazioni culturali, nelle associazioni sportive. Il Comune cosa può fare? Il comune può fare, può, può incentivare questo, può, può iniziare a pensare e a favorire e a eh, incentivare appunto le associazioni che hanno delle caratteristiche e sono rivolte ai giovani. Quindi associazione culturale per i giovani, questo va bene, e, e farli sentire importanti anche all'interno dei partiti politici. Possibile che dai 50 anni che siamo in questa storia dei partiti politici comandano sempre le stesse persone che ormai hanno i capelli più bianchi dei miei, che da 23 anni che ho i capelli bianchi? Non è possibile, io a questo mi rifiuto, io penso che c'è un futuro, dobbiamo dare un futuro ai giovani, ma il futuro è il presente, è oggi. Quindi noi dobbiamo dare quando escono da scuola la possibilità di avere una. Eh, collocazione per quello che hanno studiato io faccio scuola ai geometri, escono dei geometri e quando incontro questi che lavorano in un ufficio, che lavorano in un, un posto privato o un posto pubblico li vedo che sono orgogliosi perché hanno fatto un percorso che li ha gratificati e questa è la cosa più bella che può fare un educatore e può fare anche un amministratore cioè dare la possibilità a questi ragazzi di crescere e crescere e realizzare allora stanno arrivando tantissimi messaggi su un unico argomento che era rocchetta. bisogna rivedere ri dico... sì sì la... sì no, no no adesso vi faccio replicare però stavo dicendo ai telespettatori, siete in tanti, eh, mol, quindi cercherò poi di riassumere in, in un argomento. Ora devo dare un minuto di replica, aggiungo perché tanto ne state parlando, buonasera a tutti, vorrei chiedere ai tre candidati come pensano di fare per arginare la desertificazione e lo stato di abbandono in cui versa il centro storico, perché le forze dell'ordine ci dicono... Se la cittadinanza si riappropria del centro, se le famiglie si riappropriano del centro, come dire, c'è una forma di scoraggiamento, diciamo così, di chi il centro magari lo utilizza in maniera non adeguata. Un minuto di replica, ho aggiunto sì. questo messaggio dei telespettatori. No, Prego Simone. Rispondo a Fabio, l'ho premesso che questi sono episodi e, e, e situazioni che si verificano ovunque, quindi non è mia intenzione... Dare responsabilità al sindaco eh, per una rissa o due o dieci perché, purtroppo, questo è un problema sociale, una piaga importante sulla quale bisogna essere sempre seri e sono anche molto d'accordo con Fabio quando richiama a un'attenzione maggiore sul decoro perché l'immagine che abbiamo visto ci rimanda una rissa, ma ci rimanda una piazza che è la piazza principale della città che io ho ampiamente frequentato perché ero residente in centro storico, lo sono sempre stata, non so dove, dove mi ha visto andare Massimiliano, semplicemente comprato casa da un'altra parte e lavoro a Perugia e quindi devo fare necessità di necessità virtù e quella piazza tenuta in quel modo di sabato sera rimanda a una situazione di degrado complessiva e il degrado richiama degrado, il disordine richiama disordine. In tutto il centro storico non c'è una panchina, non c'è uno spazio allestito in maniera dignitosa che possa far ehm, dar luogo a una diciamo Beh. attività ricreativa e questo è importante per i giovani perché laddove trovano Degrado e disordine fanno altro disordine, la convenzione e l'autogestione del campetto di educare alla vita buona si è resa necessaria proprio in virtù del fatto che è stato sottratto uno spazio a cartiere Cresciuti a lei, un minuto e venti ha utilizzato Simona Vitali, quindi anche per lei. Però mi dispiace, ma cioè, in piazza Soprammura abbiamo fatto una piazza dei diritti con tre panchine ex novo. Tra l'altro, anche dove i ragazzi hanno contribuito a rendere le più belle. In piazza Mazzini lo stesso, quindi, come dire, almeno come i fondamentali, quello che si vede. Infatti, Piazza Mazzini. è una macchina. <ride> eh, ma Piazza Sopramura e Piazza Mazzini sono centro storico ancora, no. o no? Ma mi risulta guarda, di sì è imbarazzante. Così questa, come questa, mi risulta, questa, questa sì a di proposito di abbandono, come mi risulta, a proposito di abbandono, che da giovedì quasi tutti gli spazi commerciali di Piazza Garibaldi, dopo che è stata tolta la fontana, saranno occupati da attività economiche. Di Quali vario spazio? tipo e specie, di vario tipo e specie. E Giovedì vai, domani vai, apri un nuovo negozio in Piazza Garibaldi. Così, così come, così come. Beh vai, a, vai a ragionare con gli operatori economici di quella ne piazza. Conosco, se li eh, conosci bene, beh, con la fontana sicuramente avrebbero fatto più affari, con Sarebbe le stata le fanno più parecchio. godibile quella piazza. Benissimo, ultima cosa rispetto alle immagini. Allora, io ricordo che uno dei cavalli di battaglia della... Destra di governo era ad esempio Perugia Sicura, non si ferma il mare con le mani, cioè è impossibile promettere fandoni di questo tipo. <coughs> Serve un lavoro, vi do un dato e chiudo: noi nel 2023 abbiamo assistito con i nostri servizi 87 ragazzi. 87, 87 solo, chiudere, nel però, eh? solo nel 2023. Solo nel 2023. Eh, Pasquarelli, un minuto e mezzo anche per lei. Ma io ho già detto quello che dovevo dire a Simona, voglio soltanto rispondere al telespettatore che ha detto cosa farebbe per evitare la desertificazione. Desertificazione. Desertificazione, questo è quello che farei, è eh, al centro del mio programma e lo ritorno qui, investire sul centro storico mediante il recupero di certi edifici e metterli eh, nella disponibilità del, dei cittadini. Eh, noi abbiamo idea di eh, individuare 3, 4, 5 locali che ad oggi sono chiusi, senza affitto, eh, prenderli, e farli riaprire e metterci in esposizione i prodotti tipici della città, eh, ceramica, non gastronomia, eccetera, eccetera. Quindi avremo modo di declinare questo programma. Noi vogliamo riportare al centro storico sia i cittadini per residenti, sia i turisti, perché se in quella città in quel momento cioè, ci fosse stata gente. Eh, tra virgolette normale, quelle cose non sarebbero successe, forse sarebbero successe da un'altra parte, allora non possiamo far finta di niente, il problema sociale è grave e non lo risolve una panchina o lo risolve eh, un altro tipo di intervento amministrativo, bisogna lavorare, ma i lavori che devono essere fatti con i servizi sociali, con la scuola, con l'associazione, con l'amministrazione purtroppo si vedranno tra 10-15 anni, perché questa è una piaga che riguarda tutti i cittadini, tutte le città e purtroppo è sempre più diffusa. Allora, ehm, ci sono tante, tante, tante domande. Eh, mh, cerco un attimino di eh, raggrupparle tutte. Eh, voi avete trattato il tema del. non era questa sera nella scaletta, però ci siete arrivati degli impianti sportivi e, e sedi di aggregazione. Allora. Ci chiede per esempio un uh, telespettatore, ma in realtà vedo che anche altri, ci chiedono esattamente sugli impianti sportivi, eh, lo devo ritrovare, eh, vabbè non lo ritrovo, uh, arriva, eh, <ride> mi stanno arrivando una marea eh, di messaggi, questo mi fa un sacco piacere. Appena ritrovo quello degli impianti sportivi glielo pongo, apro un altro argomento perché invece questo era nella scaletta. Nella diacenza di questo centro storico, che i nostri telespettatori dicono, eh, vi chiedono come evitare la desertificazione, c'è una struttura che si chiama Ex Ospedale Calai Massimiliano. Eh, da troppo tempo chiuso, e certo che la desertificazione del centro storico un po' sarà, ma questa è una mia opinione personale, legata anche al fatto che quel contenitore, che un tempo era un ospedale vitale, quindi insomma. Eh, vedeva tutta una serie di persone che lo fruivano, è chiuso da tanto. Allora, ehm, c'è, eh, ovviamente lì è Cia, non è il comune, lì è la regione che ha un progetto, eh, ha dei fondi, eh, le piace quel progetto, che cosa deve essere eh, l'ex ospedale Calai, ma soprattutto quando lo vedremo aperto. Allora, prima di rispondere a questa domanda faccio due eh, flash perché non ho risposto a quella dello sì, spettatore sì. prima. Utilizzo, usi i suoi quattro minuti come 20 vuole. 20 secondi per usi come vuole. E noi il centro storico l'abbiamo quasi completamente rifatto. E' è sotto gli occhi di tutti anche questo. Quindi ora, siccome sempre per l'assunto che ho citato prima, noi vogliamo spendere quello che abbiamo, siamo nelle condizioni, perché abbiamo un bilancio sano, di fare una politica quinquennale mettendoci dei soldi, eh. non il bonus, la nostra idea, che forse non è originale perché altre città l'hanno fatta, però come dire, le buone pratiche possono essere tranquillamente rivisitate su scala locale e quindi faremo per il prossimo quinquennio due bandi. Uno denominato bando centri storici, dove metteremo non meno di 200.000 euro per accompagnare nuove attività che si vogliono insediare in centro storico, che siano commerciali, artigianali, liberi professionisti o attività di vario tipo e specie, comprese quelle associative. Allo stesso tempo, per la residenzialità, noi faremo una cosa che st stanno facendo molte città medie, grandi e piccole in Italia che si chiama Benvenuti in città, nel nostro caso Benvenuti a Guadalajara. Che significa? Aiutare i single e le coppie under 36 sì. che o vivono in città e che vogliono staccarsi dalla famiglia e fare vita indipendente o venire nella nostra città, daremo, come fanno in altre città, quindi fattibile, un contributo pari a un terzo dell'affitto per un massimo di 100 euro per un affitto superiore ai 300 euro. Quindi queste sono due cose che faremo dal primo bilancio 2025 fino a tutto il 2029. Per quanto riguarda l'ex ospedale Calai, mi bastano pochi secondi perché io ho avuto sempre un atteggiamento istituzionale su questo tema, perché lo ritengo uno dei due temi cruciali ormai da un ventennio in questa città, no dieci anni, venti, che ha chiuso nel 2008 l'ex ospedale. E quindi è chiaro che noi abbiamo delle risorse, ma bisogna anche dire la verità, non ci saranno tempi brevi per quei tipi di interventi. Proprio perché sono interventi complessi e dobbiamo ancora dall'11 gennaio, dove sono morti tutti, nel senso che nemmeno una telefonata dopo l'annuncio in pompa magna dei 9 milioni di euro sono passati quasi 5 mesi e non si è mosso no, un sasso, niente, niente. perché bisogna come dire, ricominciare la gafa, fare la gara per la progettazione. Quindi ci vorranno almeno dai 7 ai 10 anni per fare tutti i lavori, ma non importa. Noi dobbiamo avere a mente che quel, quella parte di città deve essere recuperata nei tempi che ci vorranno, ma bisogna arrivarci vivi quando quella parte di città sarà recuperata. Quindi, il comune cosa può fare e cosa ha già fatto? No, cosa può fare? Villa Luzzi, tutta l'area è oggetto di due finanziamenti PNRR: uno già partito in fase avanzata, tra poco verrà fatto la gara per la casa del custode che verrà recuperata così come la villa. Due finanziamenti distinti VNRR per un totale di circa 3 milioni di euro di interventi dove di lì, lì destineremo la residenzialità per la disabilità adulta. Vita indipendente e dopo di noi. Il centro di abilitativi, il germoglio ieri il dottor sicilia è venuto, ci ha dato l'ok ok per iniziare i lavori pochi che servono per trasferirlo lì. Eh, a, al verde soggiorno nell'ex carcere abbiamo fatto un bando di evidenza pubblica e non ci verrà una REMS ma ci verrà ecco. un centro terapeutico di riabilitazioni per pazienti psichiatrici quindi non i carcerati tanto per essere chiari va bene? pazienti che ci abbiamo per le strade e che devono essere curati hanno bisogno di cura quindi posti di lavoro e possibilità di sviluppo sul calai l'accordo è fatto tra ASL comune e regione va messo in pratica Purtroppo, rivedo, dall'11 gennaio nulla si è mosso, quindi io accelerassi il passo. Questo. Bene, grazie per causare i suoi minuti, ne ha sforato un po', ma li diamo anche agli altri. Un nostro telespettatore ci chiedeva proprio della REMS presso l'ex carcere. Ma, lo ribadisco, il okay. bando è di evidenza pubblica, quindi si può leggere. Lì verrà una comunità tera tera terapeutica di recupero per pazienti psichiatrici, ma non <coughs> autori di reato, quindi, quindi il telespettatore che ci chiedeva sulla REMS, eh, la risposta l'ha trovata, Pasquarelli. Allora, il Calai, il ma grande il, assente fino in il, questi anni. Il Calai dal 2008 che la città di Gualdo ha rinunciato per un senso di, di responsabilità e per eh, far sì che l'ospedale della Branca nascesse ha rinunciato a un gioiello che aveva nel centro storico e credo che le responsabilità vanno ripartite entrambe, schieramente sia di centro sinistra che di centro destra, perché noi dal 2014 abbiamo avuto delle promesse, eh, il, era stato fatto un progetto che Prevedeva la demolizione della stecca e c'erano stati messi 2 milioni e mezzo di euro e sappiamo come è andato a finire. Quell'intervento non è stato mai fatto, si è bloccato per ovvi motivi che non, non, non porta a niente di chiamarlo adesso. Ma sapere tutte le vicende come sono andate. Poi è cambiata amministrazione in regione, e la giunta T6 ha impiegato 4 anni e mezzo per. Eh, redigere che cosa? un programma di interventi regionali di, cir di circa 80 milioni di euro, se non sbaglio 80-90 milioni di euro, tra cui prevede 9 milioni di euro di investimenti sul Calai. Mi risulta dalle ultime notizie che ho che ancora questo pro progetto di investimenti sta alla firma del Ministero della Salute, almeno 20 giorni fa era così, quindi significa che essendo un progetto di tipo europeo ci vorranno tipo due anni soltanto per avere la progettazione esecutiva dell'immobile dell e, e poi dopodiché dovremo appaltare i lavori. quindi Credo che il prossimo sindaco non sarà quello che inaugurerà il Calai, purtroppo questo è, però io mi fido e voglio fidarmi di quello che è stato presentato nella sede di Forza Italia dal vicepresidente e dalla presidente Tesei insieme all'assessore Coletto perché... Eh, ci hanno messo la faccia e noi abbiamo la fortuna di avere un vicepresidente e, e voglio dargli la fiducia che questo intervento inizi il, il suo iter si fa. Le piace e, il progetto? Perché è importante. Sì, mi piace, io non voglio dare non è il momento di fare obiezioni, mi piace o non mi piace, va fatto. Va fatto per due motivi, uno per il punto di vista sanitario importante per tutti i servizi eh, ai cittadini della sanità e due perché abbiamo quel che sta diventando un ecomostro all'interno del centro storico. Per cui noi il, il problema è il doppio, uno è quello dei servizi sanitari adeguati e l'altro è quello di recuperare un'area che comunque sia, era un fiore all'occhiello della città. E, e quindi questo è quello che voglio. Io ho detto, ho paura che queste promesse che sono state fatte sei mesi fa siano, circa sei mesi fa, siano frutto delle elezioni, della campagna elettorale. Mi auguro che andando avanti se in Regione, che siccome si vota a ottobre, Cambi, l'amministrazione non si ritorna indietro perché non mi sono piaciute neanche le interrogazioni che hanno fatto i consiglieri regionali del PD che contestano questo tipo di intervento. Non siamo nella condizione di poter contestare. C'è un, una giunta regionale che ci propone 9 milioni di euro, noi l'accettiamo ben volentieri, purché vengano fatti. Questo è fondamentale per la città di Gualdo. Eh, il sindaco ha detto è stato concordato insieme al comune, alla regione e l'asle la, il progetto, io la penso allo stesso modo, va bene, andiamo avanti, non è certo l'amministrazione che si metterà di traverso a impedire il proseguimento, perché altrimenti sarebbe la fine, e invece in passato interessi di partito hanno fatto sì che eh, su temi che riguardano la città ci sia stata divisione, questo non ha fatto bene né all'uno né all'altro, né alla città né alla regione. Detto questo, voglio un attimino. No, no, ce l'ha ancora il tempo. Volevo perché, vabbè, aggiungere una cosa sì, sul dico, Calai, ma gliela dico, dico dopo. dimmi dimmi No, perché eh, così ampliamo. Le restituisco i secondi che le rubo. Buonasera a tutti. Vorrei anche chiedere, eh, ci dice una nostra telespettatrice, eh, se in questo progetto di riqualificazione del Calai che cosa si fa per il centro di riabilitazione cardiologico esistente dal 1990, che fine farà? Se poi volete anche aggiungere su vabbè, questo, prego. Su questo, su questo io. Eh, Finisco l'intervento su Calai sì. dicendo che chiaramente tutti i servizi sanitari che sono stati previsti noi li, li, li concordiamo e li accettiamo purché vengano fatti in tempi brevi, i tempi che comunque sia anche non perdendo un giorno si, sono, si prevedono di essere di qualche anno. <coughs> No. Per quanto riguarda invece, sono stato prima chiamato sul bonus, quindi vorrei avere diritto di replica, lo faccio adesso, lo faccio dopo, come vuoi tu dimmi Cinzia. Prego, anche nel minuto se vuoi di replica. Eh, Simona Vitali, sul Calai, eh, aggiungiamo anche questo centro di riabilitazione cardiologica, insomma che... le preoccupazioni dei nostri telespettatori. Centro di riabilitazione cardiologica di prevenzione. E verrà potenziato così è scritto all'interno del progetto del Carai che è stato come ha ricordato Massimiliano presentato a gennaio sono stati individuati 9 milioni attraverso l'ex articolo 20 e saranno immediatamente disponibili ovviamente è chiaro che ci saranno degli esperimenti burocratici da fare e ci saranno dei lavori da avviare dei lavori da appaltare, probabilmente il sindaco che si insiederà a giugno probabilmente non vedrà l'inaugurazione del Carai ma vedrà i lavori a buon punto speriamo, quello è stato il polmone del centro storico per tanti anni è stato quello e ridare vita a tutta quell'area, non soltanto all'edificio all storico e, e non soltanto quindi a, a quello che siamo abituati a, a ripensare come al nostro ospedale è fondamentale eh, buona la notizia eh, della riqualificazione di Villaluzzi perché avevamo perso un finanziamento l'anno scorso sono felice che sia stato recuperato lì va risistemata l'intera area della cittadella della Salute, compresa la viabilità perché non so se siete più passati in via 5 Luglio ma insomma mh, è una zona che deve essere strappata un attimo a, al degrado attraverso una rigenerazione complessiva non si potrà fare tutto con i 9 milioni di euro messi a disposizione oggi, dovranno essere individuati altre fonti di finanziamento per sistemare anche le, le altre aree, eh, ovviamente si deve correre su questo concordo assolutamente con Fabio. Non c'è più tempo per contrastare i progetti in essere. Ricordo che nel 2012 fu siglato un protocollo d'intesa che prevedeva più o meno già quello che adesso prevede il progetto attuale, fu stralciato completamente dall'amministrazione che si insediò di cui Massimiliano era sindaco anche allora e da lì abbiamo ricominciato da capo, tanto per parlare di ricominciare da capo, con l'abbattimento della stecca, l'individuazione di 2 milioni e mezzo soltanto di euro e l'alienazione della, pal della palazzina rosa. Nuovo, questa nuova progettualità esclude l'abbattimento della stecca per fortuna e esclude l'alienazione della palazzina, per cui diciamo che è stato rimesso eh, a punto un, eh, un contenitore che deve dare delle risposte dal punto di vista sociosanitario, importanti nel territorio. Ricordo che verrà individuato anche un ospedale di comunità, ci saranno 40 posti letto, poi vedremo in che modo dovranno essere declinati perché le esigenze di oggi potrebbero non essere quelle di domani. Sono previsti 10 posti in RSA che oggi attualmente stanno. Ehm, al, presso l'ospedale di Branca e che possono essere aggiunti a quelli che <coughs> oggi eh, all'interno dell'EASP per cui mh, mh, verrà spostata la farmacia comunale. All'interno di quei locali verranno spostate le sedi di alcune associazioni che si occupano di volontariato, verrà ri ripristinato un punto di primo soccorso. Addirittura all'interno del progetto c'è scritto anche proprio una postazione del 118 che è una cosa che tanti cittadini ci hanno chiesto nel corso degli anni perché è importante avere una sicurezza anche in questo senso. E poi mi piacerebbe che, po che si possano portare dei servizi all'interno di quel contenitore dedicati all'infanzia e, e a tutti i problemi che riguardano eh, il riguarda neurosviluppo perché c'è un'emergenza anche in questo senso per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza in Umbria, ma non soltanto in Umbria, e ci sono delle liste d'attesa lunghissime. Ci sono dei genitori che pagano cifre enormi per poter fare e somministrare le terapie ai propri bambini. È un disagio che vivono tantissime famiglie. Mi auguro che Guadalino possa essere individuata come un punto anche per questo genere di problematiche, perché eh, quello che mi preme quando si parla di infanzia, di adolescenza, di giovani dobbiamo pensare anche a questo: eh, alla salute, al loro benessere, che è complessivo e quindi riguarda il supporto psicologico, certo. riguarda la cura delle malattie psichiatriche, riguarda i disturbi del neurosviluppo. Eh, sono felice di apprendere anche quello che ha detto prima Massimiliano riguardo l'assistenza ai malati psichiatrici, perché è un'emergenza vera anche quella, mancano le strutture. In tutta Lumbria, mi piacerebbe che Gualdo diventasse un punto di riferimento anche su questo perché eh, rispondiamo anche a un'esigenza sociale, oltre che sanitaria. Eh, Assolutamente sì. Allora nel minuto di replica vi aggiungo delle cose che eh, stanno arrivando tantissimi messaggi, il che vuol dire che la gente vuole essere partecipe. Sul tema Calai vorrei capire se ci sono delle possibilità anche per migliorare i locali, ad esempio, della Guardia Medica. Di notte un centro di spaccio e fa veramente paura. Questo scrive una nostra telespettatrice. Eh, Massimiliano, nella replica questa era una cosa interessante ci chiedono anche... Centro recupero, giusto? Esatto, il centro cardiologico e invece questa è la domanda è mia il prossimo sindaco lo taglierà il nastro del Calai? Un minuto. Allora, la prima domanda, la prima risposta è l'ultima domanda. Sicuramente no ma non lo dico perché questo sarà ma per motivi oggettivi non perché non lo auspichi, lo per motivi oggettivi. Quindi sì. eh, mi sembra abbastanza evidente sul centro recupero cardiopatici come su tutti gli altri interventi che ho citato che non sono promessi ma che sono finanziati, vorrei dire sommessamente che sono tutti interventi dove l'unico attore protagonista è stato il comune. Perché se il centro recupero cardiopatici è ancora in vita e stenta a rimanerci, è perché. Il comune, insieme alla Fondazione Perugia, hanno finanziato nuova strumentazione. La dottoressa Martinelli, che è succeduta al dottor Regni, che a sua volta lo chiedeva, chiede da non so quanto tempo un nuovo ecografo, che è vitale per mantenere le attività del centro di cure cardiopatici ma che ad oggi ancora non solo non è stata data una risposta, ma non si sa nemmeno... Se è stata recepita la domanda, allora, allora, per questo bisogna arrivarci vivi quando il Calai sarà finito, perché se noi non facciamo adesso questi interventi, poi non ci lamentiamo se ci chiudono, il CERT chiude, il centro di recupero dobbiamo difendere con le unghie e i denti, perché lo vogliono portare dentro l'ospedale di Branca, è bene che si sappia. Bene, eh, un minuto e mezzo anche per Pasquarelli. Aggiungo anche un'altra domanda che ci chiedono se insomma, nella riqualificazione del, di quell'area si prevede anche una riqualificazione dei giardini. Insomma, se voi pensate quella che quell'area debba anche essere un'area un di parco, diciamo così, cittadino. Beh, eh, Pasquarelli. È chiaro che una volta completato tutto l'intervento sul. Il Calai, i giardini sono parte integrante di quella zona e quindi devono essere riqualificate. Non so quale è l'intervento che si riesce a fare con i 170.000 euro credo, che sono stati messi o se non sbaglio comunque sia sì, eh, in quell'area è fondamentale, l'ho detto prima, oltre per i servizi sanitari e perché stiamo al centro della città. Per quanto riguarda il bonus idrico, perché lo ritrovo dire da tutte le parti, voglio un attimino qui declinarlo così chiarisco un attimino qual è il problema. Il problema è quello che noi ci lamentiamo sempre che siamo dei cittadini della fascia e siamo cittadini di serie B visti da Perugia di serie B come i montanari eccetera eccetera. Allora io dico questo, che l'idea del bonus è un semplice eh, richiedere un diritto che è sacrosanto, un diritto sacrosanto è quello di dire che se io abito a Gualdo e Gualdo ha eh, per le caratteristiche naturali le sorgenti sotto casa... È chiaro che per dare l'acqua a Umbriacqua per portarci l'acqua sul rubinetto paga meno che portare l'acqua sul rubinetto a Perugia. Quindi è ingiusto, io dico questo, che noi dobbiamo pagare questo servizio come cittadini che stanno in città più lontane. Allora l'idea li, qual è? Quello di chiedere insieme ai sindaci, se diventerò sindaco io chiederò insieme ai sindaci che hanno le stesse caratteristiche della nostra città, di far rivalutare le, le tariffe dell'acqua. <coughs> in modo tale che per i 100 metri cubi che aspettano i residenti, per uso domestico, siano gratuiti. Zero. È, è, un, è, un, è poco. Sarà, quanto costa un metro cubo d'acqua? Mi Beh. viene a fare la domanda. Lo sapete quanto costa un metro cubo d'acqua? Io no, ma perché eh. le bollette non esatto. le guardo, Quindi Quindi questo, le paga mio questo, questo marito. È, questo è il principio. In attesa che questo diventerà operativo, chiaramente è una richiesta che faremo a chi di dovere, io dico che come comune metto il bonus idrico integrativo che riconosce a ogni residente di Gualdo una... i 20 metri cubi di dotazione minimo gratuita. Allora, eh, un minuto e mezzo anche per la Vitali, ma visto che un telespettatore le fa una domanda specifica, in questo minuto e mezzo se vuole può rispondere. Alla Vitali chiederei, siamo sempre il tema il Calai, spostare la farmacia comunale nel Calai non desertificherebbe ancora di più il centro storico? 40 posti di ospedale di comunità. Non sono troppi in tempi di vacche molto magre? Un minuto e mezzo per Beh, lei. È stato tarato ovviamente dietro dei numeri che sono stati dati oggettivamente da delle statistiche, quindi poi se anziché 40 ne servono 30 si vedrà nel momento anche dell'apertura, perché l'ho precisato prima, tutto quello che avverrà all'interno del Calai dovrà essere oggetto di concertazione circa anche no, eh, ehm, i bisogni che veramente eh, ci sono nel territorio, che possono essere veri oggi e non veri domani, dipende anche cosa faranno negli altri territori, per cui oggi non lo possiamo sapere. Da qui a cinque anni quanti posti letto possono servire per un ospedale di comunità. Ehm, volevo rispondere un attimo alla questione dell'ecografo, è vero, eh, manca un ecografo che parliamo di una spesa abbastanza risibile. Me ne sono anche preoccupata personalmente e so che è stato deliberato il finanziamento di questo ecografo, quindi spero che il centro venga dotato al più presto, nel giro se non di giorni, insomma di qualche settimana, di eh, mm. proprio per eh, adempiere a tutti. Eh, a tutte le fasi insomma, procedurali per poter acquisire e dare al centro quello di cui ha bisogno, perché si tratta di salute. Laddove c'è un, una strumentazione obsoleta, va assolutamente sostituita. Allora, ehm, su alcuni temi che abbiamo già trattato mi arrivano domande, ma magari le metto in fondo, perché in realtà, come vi dicevo. Su una percentuale di domande credo un 70% riguardino, io lo volevo trattare un po' più tardi, ma riguardano la rocchetta, <ride> la valle del fondo e quindi a questo punto taglio la testa al toro, leggo, ne leggo uno eh, per tantissimi perché non potrei leggere eh, tutti quanti i messaggi. In sostanza tutti quanti chiedono questo ai tre candidati, credo di dover ripartire da aiutatemi, ho perso il filo, da Pasquarelli, tutti quanti. Eh, chi lo esprime in maniera più schietta, chi lo esprime in maniera più elaborata eh, chiedono ai tre candidati qual è la vostra posizione su un altro grande incompiuto. Diciamo il Calai per il momento è una delle opere: no? il grande incompiuto. L'altra grande opera incompiuta è la riqualificazione della Valle del Fondo. Eh, e allora io qui introduco quest'altro argomento. Eh, Qual è la vostra posizione nei confronti della comunanza agraria da un lato, dell'azienda Rocchetta dall'altro, perché se parliamo di riqualificazione della Valle del Fonno, recupero e in generale dell'area della Rocchetta, il Comune deve come dire, interfacciarsi almeno eh, con questi due soggetti. La comunanza agraria da un lato che è la proprietaria del territorio, l'azienda Rocchetta che è legittimamente la concessionaria. Di acque e minerali, la regione, ancora se vogliamo, che è quella che poi alla fine dà le concessioni. Allora, eh, spero di aver riassunto tutte le domande in questa questione. Pasquarelli, quattro minuti. Allora, io ho più volte espresso la mia posizione su questo, anche l'ultima volta credo, quando sono stato tuo ospite, io eh, voglio tenere come, come, come sindaco una posizione equidistante tra. La Rocchetta e la Comunanza Agraria, equidistanti in questo senso, non è che me ne lavo le mani, ma io dico che la Rocchetta è un'impresa che sta sul territorio, che dà lavoro e che ha diritto di lavorare con la risorsa idrica che ha avuto in concessione dalla regione con la proroga. Nello stesso tempo la Comunanza Agraria è un ente che gli è stata riconosciuta la proprietà dei terreni che stanno in quella cosa e quindi per risolvere i problemi della Valle del Fondo le due persone, i due soggetti si devono mettere a tavolino e e trovare un accordo e io aspico che questo sia l'accordo. Nel frattempo però, e questo che io credo sia importante che i cittadini lo sappiano, io avevo sollecitato quando ero assessore più volte che di trattare quel tipo di intervento sulla valle del, della valle del fondo, siccome l'azienda la, ha per convenzione l'obbligo di intervenire sulla, sulla valle e gli è stata riconosciuta la proroga, di trattare l'intervento in due fasi successive, un primo lotto di interventi che riguardavano soltanto gli immobili che andando su quando arrivi sulle fontanelle che arrivano basso, che c'è un capannone a destra tanto per intenderci sì. dell'ente, sulla parte sinistra, fino al parcheggio di Santo Marzio, al piazzale che gira per Santo Marzio, quella zona lì è una zona eh, di proprietà esclusivamente di Rocchetta, dove Rocchetta potrebbe già iniziare il primo stralcio del progetto che è previsto nel progetto di riqualificazione della valle. E, Siccome lì è fuori sia dal, eh, dal rischio di crollo dei massi e di alluvione, quella parte lì, perché se prendete la piantina con tutti i rischi, vedete proprio che l'ultimo cappagnone sulla sinistra, che è previsto nel piano di Rocchetta di demolire, Rocchetta ah, si è impegnata a demolire tutta quella zona a sinistra, a qualif riqualificare da un punto di vista urbanistico, e lasciare soltanto i, i volumi tecnici necessari per eh, diciamo, gli allacci dell'acqua per l'attività. L'ultimo capannone sulla sinistra era stata mia richiesta dall'amministrazione, che facevo parte dell'amministrazione comunale, al sindaco. Avevo fatto la richiesta: di re, de destinare quel piccolo capannone, una parte di quel piccolo capannone, a una zona ricettiva perché avremmo avuto sì un bel parco fluviale rimesso a posto, però privo di qualsiasi struttura ricettiva e quindi uno che andava a fare una passeggiata, a prendere il fresco sulla valle, non aveva un punto dove prendere un. Eh, un panino, una pizza o qualcosa. Quindi io ho chiesto più volte all'azienda perché questo intervento potrebbe essere fatto. Subito, da partire da subito, perché? Perché è proprietà privata su, su roba privata dell'azienda. Non c'è stata, a me non mi è stata data mai una risposta, io per ben tre volte ho sollecitato questo in giunta, non mi è stata data Quindi mai una risposta. Quindi se è sindaco risposta. ripartirà certo, da qui? Certo, io ripartirei da qui, perché questo mm. può essere fatto in tempi certi. Poi tutto quanto quello che riguarda la sistemazione della valle, io credo che deve essere fatto trovando l'accordo tra i legittimi proprietari e l'azienda, che ha anche lei delle legittime aspettative su quella zona. Punto. Questa è la situazione tra Rocchetta e Comunanza. Però, se fino adesso non ci siamo mai riusciti, lo lei sai. come intanto fa... andiamo avanti con quel progetto che, per la città, già sarebbe una risposta importantissima perché il ristorante che abbiamo sopra, che sta sopra, che praticamente che ha due or ordini di problemi: il pericolo di crollo dei massi che sono stati messi in sicurezza, ma da R4 sono stati trasformati mm. in R3, e se mai quel che è fabbricato è di proprietà della Comunanza. Quindi, st stiamo aspettando di. Che cosa? Che la comunanza dice sì, fate il ristorante lì, che poi tra l'altro quel ristorante ha mille altri problemi sia urbanistici eccetera. Per quanto riguarda il capannone, perché voi eravate presenti al Talia quando eh, l'assessore Morroni è venuto con l'azienda a presentarci il fatto che quel capannone veniva donato al comune per farci... Diciamo il primo capannone il primo, sulla destra sulla sulla quando si arriva? Quel capannone, anche lì ci sono problemi di legittimità della proprietà dell'azienda perché una parte della particella è della comunanza agraria, quindi... Io avevo sollecitato, stiamo <coughs> perdendo tempo. Perché? Perché non possiamo aspettare che le due parti o i giudici decidano chi ha ragione, ma dobbiamo intanto procedere perché adesso avremmo avuto su quella zona, la prima parte, fino al piazzale che gira per Santo Marzio, una zona sicuramente turistica e ricettiva. Poi mi dice nel minuto di recupero se lei vuole che tipo di rapporti instaura con la comunanza agraria, perché poi, essendo proprietaria di tanti ettari della montagna, non è solo la Valle del Fondo uno degli argomenti. Eh, Simona Vitali, quattro Io minuti per lei. Io ripartirei cercando di inquadrare qual è la problematica, no? perché tutti Facciamo pensano di poter dire la propria e sul contenuto del progetto e sui rapporti che devono avere comunanza e rocchetta. Allora, qui c'è da rimettere ordine in un, un po' di cose. La, la, la comunanza agraria è proprietaria di 2.500 ettari di terra, di terra collettiva. Sono terre collettive, è il tipo di proprietà più tutelata in assoluto perché è inalienabile, è incomprimibile, è, è inespropriabile, per cui la proprietà collettiva questa è, questa rimane perpetuamente. Non può essere fatto nulla in una proprietà collettiva che non sia a destinazione agro-silvo pastorale e questo è il primo punto perché bisogna tenere conto di questo anche, no? di questo aspetto di Rimente. Eh, il gestore di questa terra collettiva è individuata nell'ente esponenziale Comunanza Agraria perché è stabilito dalla legge. I domini collettivi sono ordinamenti giuridici primari. Okay? Quindi, non sottostanno né a regole comunali, regolamenti comunali né a leggi regionali, sono eh, ordinamenti giuridici primari. Questo è importantissimo, significa che l'ente gestore si autogestisce, ha un proprio bilancio, si autodetermina, fa e disfa quello che vuole all'interno di quella terra collettiva e rappresenta la totalità dei cittadini. In assenza dell'ente esponenziale in alcune realtà italiane sono i comuni che si occupano della gestione. Questo va detto perché... Non più tardi, qualche giorno fa, sull'albo pretorio c'era, quindi io ho un attimo spulciato, stato dato, eh, è stata fatta una, data una concessione edilizia per la costruzione di alcuni cabinotti a protezione dei pozzi, perché è previsto all'interno della concessione che ha la Rocchetta, che è un soggetto titolare di una concessione legittima, perché così ha stabilito la legge, è data dalla Regione, e che quindi deve intervenire a protezione di quei pozzi. Ok? Certo, perché la legge prevede che i pozzi devono Benissimo. essere protetti. Allora, nella concessione edilizia c'è scritto fatti salvi i diritti di terzi. Allora, io non contesto il fatto che quei cabinotti debbano essere fatti, ci mancherebbe altro, ma io dico: se dobbiamo riappropriarci di un dialogo e dobbiamo mettere insieme gli interessi legittimi dell'azienda che legittimamente opera e della comunanza che legittimamente gestisce, perché l'amministrazione comunale, nel rilascio della concessione edilizia, non ha pensato di? convocare o ascoltare la proprietà della terra, ma non lo dico in polemica, nel senso se noi ci vogliamo riappropriare di un, di un dialogo, perché quello dobbiamo fare, il comune non è né proprietario della terra né detentore della concessione, per cui si trova a dover vedere due soggetti che dibattono tra loro. Okay? E un sindaco istituzionalmente deve mantenere un equilibrio tra le parti eh, senza neanche poter intervenire materialmente in questa diatriba che è tra due soggetti. Ma se dobbiamo restaurare un dialogo, se dobbiamo andare a parlare con Rocchetta e dobbiamo andare a parlare con, con, con la comunanza e questi soggetti devono collaborare tra loro, per quale motivo si continua a far finta che la comunanza non esista? Non è che se noi, se noi pensiamo che l'ente gestore non c'è, allora l'ente gestore non c'è. Perché poi io non mi stupisco se domani mi ritrovo sulla scrivania da sindaco altri ricorsi, altri contenziosi, altre, altre diatribe legali. Perché quando un soggetto si sente delegittimato dall'amministrazione comunale è, è, è chiaro che rivendica il proprio ruolo. Quindi lei no? domani è sindaco cosa fa? Io non adotterò nessun atteggiamento ostativo nei confronti della comunanza e neanche nei confronti di Rocchetta. Eh, manterrò eh, un equilibrio perché credo che vada fatto l'interesse della città nel suo complesso e credo anche che questi interessi possano anche sovrapporsi l'uno con l'altro non è vero che è impossibile il dialogo ma bisogna riconoscere il ruolo a chi il ruolo ce l'ha il comune non ha un ruolo in questo, in questo senso poi avrà ovviamente il suo minuto no parlare, parlare? No, 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 no 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 la replica la facciamo poi alla fine è, dire che la, la pensiamo uguale, ma il suo socio di maggioranza la pensa come lei, allora è il beh, questo dopo magari eh, glielo no, chiediamo è il problema, allora, perché bisogna essere credibili quando uno parla. Ma allora, anch'io voglio bene al papà e alla mamma. E il Natale è il 25 <ride> di dicembre e, e la Pasqua è sempre di domenica. Detto questo, eh, però, la realtà è diversa dalla fantasia: e la realtà ci dice che tavoli in sede di Regione più, in più di un'occasione Confindustria. Commissioni consigliari permanenti che ho sentito auspicare sono stati fatti a più riprese, sempre e soltanto con un unico esito. Vale a dire, un'anza agraria rivendica il diritto totale di disporre di tutto. Quindi c'è chi comanda e chi deve obbedire. Questo è l'atteggiamento quindi per favore anche qui diciamo la verità non è vero che non c'è stato tentativo di dialogo se però tu ti siedi all'ennesimo tavolo e su quel tavolo con atti ti viene chiesto un sovracanone perché questo è stato la comunanza agraria ha chiesto con un atto formale all'azienda un sovracanone annuale non so bene di quale istituto giuridico si tratti che non esiste in natura di circa 400.000 euro l'anno allora, riportiamo le cose alla realtà. Lì non è che c'è un pezzo più o meno pericoloso, lì è in essere una procedura che si chiama PAUR. va bene? Che sta in regione impantanata da qualche anno, creando un danno alla collettività. Quello sì un danno alla collettività, perché noi abbiamo una bomba pronta ad esploderci sotto il sedere. Perché ho scritto al Presidente, al Vicepresidente, al Prefetto, al Ministro, lì se viene un altro evento come il 2012, viene giù la montagna. Chiaro il concetto? Perché è questo. A me non mi interessa in questa fase di chi è no alla proprietà. Quello è un dominio collettivo, non c'è un proprietario. Cioè, la gestione in dominio collettivo non è, significa proprietà. Diciamo anche le cose come stanno. No, è un dominio collettivo, non proprietà, non è uguale, per, guarda, niente. per niente, per no. eh, niente. Vai a è leggere i libri di diritto, è non quelli che, quelli che purtroppo ti interessano, io lo purtroppo, letti. e allora le letti male. Allora, <ride> lì, letti. lì, se non adottiamo un modello dove tutta questa serie di ma per la messa in sicurezza, e quindi il contestuale recupero, no? che superi tutta questa serie di lacci, laccioli, vincoli... Rivendicazioni spesso cervellotiche. Noi non faremo né un passo avanti né un indietro. Allora, o oh, la Regione che lo può fare? Su quel progetto nomina un commissario ad acta, come è successo a Genova, per rifare il ponte. Si mette in sicurezza l'area, si rifà quello che prevede il progetto, di pitto com'è, perché quello è l'obbligo dell'azienda che deve spendere soldi suoi noi paradossalmente con tutta questa manfrina stiamo facendo un favore all'azienda perché non spende i soldi che dovrebbe spendere e che noi rivendichiamo che spenda perché la priorità per i caldesi non è sapere di chi ha il dominio è riavere quell'area di nuovo fruibile, sicura nel più breve tempo possibile ma mentre per i Calai c'è stato un atteggiamento istituzionale che ci ha consentito di raggiungere questa, questa, questo, tra, questo traguardo in questo caso c'è un atteggiamento istituzionale che ci ha consentito perché noi con la regione abbiamo condiviso il percorso di recupero. Peccato che è fermo perché ogni volta che tu fai un atto c'è un ricorso, ogni volta che fai una cosa ti si blocca. Non perché uno non vuole dialogare, perché per sposarsi tocca essere almeno in due, almeno in due. E se tu combi con tavolo dove ti dicono che tu non conti niente e che l'azienda conta poco in niente, quello che conta sono solo io, mi spiegate che cavole di dialogo facciamo? E quindi Beh. io sono l'unico che dice che l'interesse pubblico prevalente deve prevalere e quindi vanno fatti gli interventi a prescindere dalla comunanza agraria perché l'interesse della collettività è... Quello! Allora, quello poi vi do, do, visto che l'argomento ovviamente è di peso e tantissimi stanno scrivendo, credo che eh, la replica possa essere ampliata a due minuti e parte la replica da Pasquarelli, ma proprio a Pasquarelli sull'argomento scrive un telespettatore. Vorrei dire a Pasquarelli che i gualdesi vogliono il ripristino della fonte Rocchetta non interventi alle fontanelle basse. No, no, no Fai, non mi, so, non mi sono spiegato di... forse su questo. Io voglio dire a Simona che condivido quello che dice, il problema è che Simona si trova in maggioranza un socio che non condivide affatto è più sulla posizione del, del sindaco Massimiliano Preciuti che di, del candidato sindaco Simona Vitali. Quindi noi avremo un'amministrazione... Esplichi se, questo socio? Eh, beh, Forza Italia e il vicepresidente <ride> della regione, voglio dire che su <ride> Rocchetta e sul il progetto l'hanno condiviso il percorso con l'attuale amministrazione. Quindi questa eh, è la realtà. Quindi, eh, abbiamo questo problema nel problema, ma io voglio dire al telespettatore che io non aspico le, le fontanelle basse, io ho detto che tutta la parte sinistra che è considerata un eco mostro, se voi andate al museo del Somaro, dice chi è il Somaro che ha fatto questo e vede la, il, il sovrappasso che va dalla sinistra a destra, noi riqualifichiamo intanto l'area e iniziamo a riqualificarla dal basso e questo è quello che io chiedevo all'azienda, di partire da quello che è loro. Non partire dall'alto e tornare giù. Io capisco che l'interesse dell'azienda è quello di andare a fare il pozzo di, di, di acqua selvatica e quindi loro hanno legittimamente questo tipo di interesse, dice quindi o tutto o niente. Ma noi, io come rappresentanti di amministrazione comunale, voglio che intanto si parta a da recuperare l'aria dalla parte sinistra perché quella è priva di vincoli e noi faremo sotto la cascala di Santo Marzio, che è bellissima, avremmo a questo punto avuto già un piccolo ristoro con una zona dove prendere il fresco all'estate. Quindi un'offerta turistica alla città già funzionale, perché ripeto la parte a sinistra quando si sale è fuori sia dal, dal pericolo di alluvione che dal pericolo di caduta eh, di maschio. Nei suoi due minuti i candidati sindaci sono favorevoli a nuovi atteggiamenti dell'azienda dell Rocchetta passando da 17 litri secondo a 37 litri secondo? Beh, eh, noi siamo favorevoli a quello che la Regione ha già concesso, che è stata data una proroga per 25 anni di quel tipo di di concessione, che adesso non ricordo i litri precisi quali sono, ma quelli che stanno scritti sulla concessione. Lei dice se la regione ritiene che sia... No, se la regione riterrà, se, se la domanda fa, uh, se l'azienda la, fa domanda di nuova concessione... Verrà iniziato un ITER tra cui il Comune dovrà partecipare all'approvazione di questo ITER facendo la, la votazione in Consiglio Comunale. Io vi ricordo che nel 2015 votammo in Consiglio Comunale delle, eh, sulla proroga, chiedemmo cose che poi la Regione stralciò in parte, quindi eravamo già stati critici quell'altra volta. Io ero Presidente del Consiglio Comunale. Bene, eh. Eh, ovviamente i due minuti anche per Simona Vitale a cui un telespettatore chiede se la Comunanza avesse ottenuto 400 mila euro l'anno di. Sovracanone da rocchetta come richiesto da atti formali, tutte le teorie sulla proprietà collettiva ed il blocco sul ripristino della Valle del Fonno verrebbero superate. Come mai la legge italiana non prevede questo sovracanone, che invece la comunanza? Richiede ma solo il pagamento di un canone molto più cospicuo alla regione Umbria. No, bisognerebbe chiederlo intanto alla comunanza, perché io non sono, non, non sono neanche all'interno della comunanza, quindi diciamo che non so che cosa è stato chiesto all'azienda da parte della comunanza. Ovviamente sarà stata chiesta giuriamo, la domanda sarà stata chiesta una esternalità positiva in cambio mm. eh, di, di, diciamo del, de, del prelievo. So che la Rocchetta paga già un, eh, per la compressione dell'uso civico perché c'è l'uso civico in quella zona. E quindi, per per la compressione, cioè non si può utilizzare <ride> quello spazio di uso civico, compensa con un quantum la, la, la comunanza agraria che probabilmente ha chiesto di più. Non so se può, si può chiamare. Eh, beh, ecco. Non completa a lei, giusto? Poi, eh, volevo specificare: eh, le cose non si possono fare a prescindere dalle volontà di chi ha eh, la, la proprietà, che è la proprietà a tutti gli effetti, Ciò è chiaro che è una proprietà collettiva, quindi ogni pezzetto appartiene a, ai cittadini gualdesi, non è una proprietà come la immaginiamo pubblica Casa o mia. privata, mm. ecco esatto è chiaro che si configura in una maniera del tutto diversa e declinata in un modo del tutto diverso, tant'è che la legge tutela queste proprietà e le rende inalienabili non a caso per cui Massimiliano, scusami però io le ho lette i libri di diritto eh, detto questo io non è che sono contraria al progetto di recupero, ma ci mancherebbe altro io voglio che si realizzi il progetto di recupero di quell'area, voglio che si realizzi dialogando con la comunanza. Io sono a favore del recupero dell'area, ma ci mancherebbe altro perché dovrei essere contraria? Il socio di maggioranza, il socio di maggioranza, ha ah, il socio di maggioranza ha incentivato la progettualità in quell'area, il problema qual è? C'è cioè la un... forza Italia un... No, vite, le no però mi dispiace <ride> anche configurarlo in questo modo perché io ho un buonissimo rapporto con, con Roberto Morrone, ho seguito tutta la vicenda sempre e credo anche che la regione abbia mh, i paletti Diciamo, ho seguito un iter procedurale che però deve essere per forza concordato con la Comunanza, perché senza un accordo con la Comunanza i ricorsi arriveranno continuamente. Quindi a cosa serve? Osteggiare le richieste della comunanza o osteggiare, avversare la comunanza che non è un I CDA possono cambiare, le persone all'interno del Beh. CDA possono cambiare, ci saranno le votazioni e cambiano, è come un comune. Una volta c'è un sindaco, una volta c'è un altro, ma è lo strumento quello che conta. No? Lo strumento è uno strumento di protezione per la nostra montagna. La interrompere. Presciutti, ma io penso che noi viviamo in uno stato di diritto, in approva contraria, e allora se. Per ben tre gradi di giudizio. Gli atti della pubblica amministrazione sulla proroga sono stati giudicati non solo leciti, ma fatti correttamente. Mi spiegate per quale cavolo di motivo? Bisogna ricominciare a discutere sulla concessione. Ci sono stati tre gradi di giudizio, tre gradi, a parte che non sono 37 litri. No, credo no, che sia, si sta litri. rispondendo al telespettatore. Non sono 37 litri, sono i 14 attuali più 7, quindi al massimo 21. Io me lo ricordo a mente perché ho ancora le stigmati su questa vicenda, sulla quale ho combattuto in beata solitudine su questa cosa. La domanda del telespettatore recupero, era eh? nuovi attingimenti dell'azienda. Ma gli attingimenti eh, sono già stati non sono nuovi, non allora, sono nuovi allora, cioè, nuovi. Credo che la domanda sono sono... si riferisca a eh, ulteriori. Eh. La domanda è questa. No, glielo restituisco scusa. Massimiliano. Sono favorevoli i candidati sindaci a nuovi attingimenti dell'azienda Rocchetta passando da 17 litri Ma secondo a 37 litri al secondo. Non sono alle non esistono, non esistono. C'è una concessione in essere. Che la Cassazione, quindi dopo tre gradi di giudizio, ha reputato legittima e quindi quella è, non ci sono nuove richieste, tanto per essere chiari: rispetto al recupero dell'area, ribadisco il concetto. Allora, la priorità per i cittadini di Gualdo e per i turisti che ci vogliono andare è il recupero dell'area. Mi spiegate, come facciamo a recuperare l'area se dobbiamo parlare con un soggetto che non vuole parlare? Perché ripeto, dire che non c'è dialogo è falso, perché noi in dieci anni, anzi otto, dal 2016, lo ripeto, a futura memoria, regioni, più di una volta, Confindustria, Commissioni Permanenti, ci sono i verbali, andatevi a leggere, abbiamo cercato di dialogare. Peccato che la risposta è stata sempre quella. Tipo Marchese del Grillo, noi siamo noi e voi mi taccio. Allora, non c'è tempo per aprire un altro argomento, quindi resto su questo perché le domande continuano e quindi riparto da Vitali. Ma la comunanza di poche persone può tenere in ostaggio un'intera città che rivuole la rocchetta dopo dieci anni di processi, secondo lei? Ma la comunanza non è di poche persone. È un ente esponenziale, significa che rappresenta tutti. Se poi la comunanza non è stata attrattiva nei confronti eh, della città e magari c'è un CDA che non eh, raccoglie il favore della popolazione, ma non sta a me dirlo, io mica vado a giudicare quello che fa un soggetto che si autogestisce, eh. io, non è, io non devo giudicare se la comunanza è brava o non è brava, quello è uno strumento, quello strumento può essere fatto da un CDA. Da un altro CDA, da un gruppo di persone ristrette, da più ampio, lo strumento dobbiamo saper utilizzare perché quello strumento rappresenta i diritti di tutta la collettività, non è la comunanza assente astratto. Mm, io non, veramente faccio anche fatica, ma quella cosa lì rappresenta tutti noi, ne possiamo far parte tutti, non è che mm, è ostativa eh, la partecipazione. Però nella sua coalizione eh. c'è chi ha proposto un referendum laddove non si sblocchi la situazione, ma l'hanno proposto durante una conferenza stampa. Si vedrà. si vedrà. Ma la comunità. io non sono d'accordo sul referendum, nel senso che noi non beh, no, è. che confronterete. Questa è una notizia. No, no, io non credo che sia uno strumento oggi di Questo unione. Io voglio unire e non dividere Unire. ovviamente laddove ci fossero dei atteggiamenti ostativi da parte delle parti Ancora. in campo eh, eh, tutto si può fare ci mancherebbe allora, ma io, per me è una sfida sì. riuscire a dialogare un con minuto, entrambi ma la comunanza di poche persone può tenere in ostaggio un'intera città che rivuole la rocchetta dopo dieci anni ma l'ho fatta io le... Le domanda? No, la domanda? No, questa è la domanda. Perché l'avrei fa... fatta io, l'ho scritta un miliardo di volte. Questo me l'ha fatta un telespettatore, <ride> quindi lei risponde. Ma allora, la, la, domanda, la risposta è nella domanda, ma assolutamente no, assolutamente no, ma per un motivo molto semplice, perché noi possiamo parlare di tutti gli enti di questo mondo, ma l'interesse pubblico prevalente travalica tutto. Cioè, lì dobbiamo ripristinare quell'area. Non possiamo permetterci di far fare i tavoli, le sedie, le cose. Ci cioè, abbiamo perso otto anni senza avere risposte. Anzi, avendo la risposta, lo ripeto: del marchese del Grillo. Io so io e voi non contate niente. e sono come dire eh, edulcorato. Però, visto allora, che gli altri non hanno voluto Allora, io, veda, dove io, riparte, io sì. dico, dico che. Qual è la priorità in quell'area? Quella di fare i tavoli o quella di ricominciare il più presto possibile i lavori? Allora, io penso a cominciare il più presto possibile i lavori di messa in sicurezza e di ripristino in tutta l'area per renderla fruibile. Ma da dove riparte lei? Che, che, cioè, io riparto so. che, nelle condizioni in cui siamo, se non nominiamo un commissario, ah, commissario adatta non ne veniamo fuori. Unica con soluzione. poteri straordinari, come è stato per il ponte Morandi di Genova. Unica soluzione. Allora, una comunanza dice di poche persone, può bloccare l'attività di molti, poi insomma, anche magari davvero. Poi qui andremo a chiudere tutti quanti. Eh, con la comunanza, un comune deve avere rapporto non solo per parlare di rocchetta, ma anche sì, per parlare io, di montagna. Quindi, questo, se mi anticipa qualcosa, sì, grazie. Sì, questo è ripeto: il mio programma, che riguarda anche la montagna e la trasformazione turistica della città, non può passare che per il turismo della montagna, perché noi. Come Gualdo, città, siamo una città bella, abbiamo una, i musei, abbiamo belle eh, strutture storiche, ma quello che fa la differenza con le città vicine è la nostra montagna. Quindi la nostra ambizione è quella di diventare la montagna della provincia di Perugia. Come facciamo? Dove ripartiamo? Io già l'ho detto, io sono pronto a sedermi a un tavolo e collaborare e coordinare un progetto insieme alla Comunanza, che è proprietaria dell'ex ristorante di Sanguido, per far sì che quella diventi la porta della montagna. Quindi io come sindaco non avrei nessuna difficoltà a sedermi, collaborare con la comunanza e... Eh, Cofinanziare o presentare domande di progetti per fare questo tipo di, di intervento. Sono interventi, abbiamo in mente interventi di ingegneria green che sono attrattivi soprattutto per i giovani, perché ripeto, prima abbiamo parlato tanto dei giovani ma adesso i giovani sono partiti dalla, dalla discussione. Se fa, si parla di recupero di una valle, si parla di un'impresa, della comunanza, dei diritti, di interessi, eccetera, eccetera. Io voglio ritornare un pochino più dietro. Un sindaco deve avere essere sentirsi libero di poter dialogare con qualsiasi cittadino, con qualsiasi ente e con qualsiasi azienda. Ripeto, per me la rocchetta è importante, ma è importante anche il territorio, la montagna e se la comunanza deve essere un interlocutore per poter progettare, io mi siedo al tavolo con la comunanza e lo farò. Sono libero di farlo, è questo il problema, che altri, altri che rappresentano altre forze politiche non so se hanno la stessa libertà. È chiaro sotto gli occhi di tutti che la conferenza stampa di Forza Italia ha messo i paletti a Simonavitali. E' è altrettanto chiaro che Massimiliano Preciutti non si metterà mai seduto su, con la Comunanza per, per interventi del territorio che non riguardino Rocchetta. Ritorno sulla Rocchetta, quelle immagini che fanno vedere il vecchio ristorante sotto la roccia e, e sopra è difficile che noi... Io dico impossibile, non c'è mai niente di impossibile, però quel ristorante lì ha problemi anche di regolarità urbanistica e siccome sorge sull'alvo di un fiume nessuno ti rilascerà una concessione per sanarlo. Allora io dico ai è gualdesi, possibile. io sono, sono innamorato delle fonti della Rocchetta e le fonti possono ritornare a essere quelle di prima. Lì il ristorante non ci tornerà non più. Non sarà possibile. Però, però noi possiamo da subito chiedere alla Rocchetta, che ripeto, la convenzione gli è stata, da, gli è, la, la gli è stata data a Rocchetta. Quindi. Allora, guardate, noi... Eh, Facciamo eh, sì. replica su replica, finiamo no, mai. Non è, non è, non vabbè, ti ho rimbicato. Un mezzo <ride> minuto per uno, sì, eh. perché poi devo andare in chiusura e vi devo leggere delle domande. Prego, no, no, un minuto no. non è proprio accalastato, quindi non potrà mai essere... recuperato Ma se è accalastato quella, significa quindi... che è abusivo, se non è accalastato... C'è differenza tra accalastamento e permesso a costruzione. Può stare lì, perché se non è accalastato non può... Può fare il sindaco queste cose, le devi sapere. Non è un permesso. No, uh, è un costruire. minuto libero. Hai ho detto la stessa cosa. No, hai tu, no, tu. hai, hai detto, tu hai detto che risposto. non è a Calastro. Non, non è rilevato dal, dal punto di vista urbanistico, quel ristorante non esiste, però può essere ricostruito da un'altra parte. Ci mancherebbe penso come lui, non ho capito perché mi ha risposto su a questo. Punto, perché però io lo posso dire, no. detto, ma ma que, allora, se detto non questo, non esiste. Perché la comunanza insiste che va ristrutturata? Ma io non lo so, io non, non è che io sono so l'interlocutore no, dell'accumulante, io non so che portavoce della comunità. No ma lo devi sapere, eh. lo devi fare una, il sindaco, fortunatamente non lo farai. Quella è una struttura come... urbanistica che non esiste, <ride> però io conto di poter instaurarlo in dialogo perché... Mh, io sono sempre stata una persona libera, al di là di quello che dice Fabio Pasquarelli, penso di averlo sempre ma, dimostrato. Simona, non ho detto che non penso di averlo sempre penso dimostrato. Penso che sei libera di fare quello che vuoi, ma se vuoi falsarti tu sei libera. Le posizioni di Forte cioè Italia no, rin non alla sono ostative nei confronti dell'ente comunanza, sono eh, di Dai. stimolo e di proposta per riqualificare Laura. Stiamo parlando di aria fritta, è eh, stato, parlando di aria fritta. Uno dice che bisogna fare le cose indipendentemente allora. da chi è il proprietario. L'altro dice però perché Forte Italia... dice un'altra cosa. No, tu allora, non parliamo delle tu cose da dove ritorniamo, laddove, laddove, laddove <ride> le cose si svolgono con legalità e legittimità Tarabino, si può fare tutto, allora, la ricreazione. Eh. La ricreazione è finita, ritorniamo andiamo illegale. in chiusura. Allora, guardate, eh, io non sono riuscita a leggere tutte le domande, anche perché voi ponete temi sui quali noi torneremo in una seconda puntata. Quindi state, perché per esempio mi hanno scritto: state parlando di centro storico, ma delle frazioni quando parliamo ne dovevamo parlare ah, e ce l'abbiamo fatta perché non li posso tenere qui fino a mezzanotte. Eh, questione Tagina: che ne pensano i candidati? E un'altra persona ci dice proprio sulla Tagina: ehm, ah, Sassa è più corretto, che fine sarà: <coughs> rischiamo di fare Merloni 2 la vendetta. Quindi anche di questo. Eh, dovremo parlare. Un altro telespettatore ci eh, parla degli impianti sportivi, della loro gestione del rapporto con eh, le associazioni che non soffruiscono. Anche di questo ne dovremmo parlare. Insomma, non possiamo fare tutta questa sera per dire che le, i vostri messaggi restano qui eh, e quindi quelli che non abbiamo letto li leggeremo in un secondo appuntamento. Che concorderemo con i nostri candidati. Dobbiamo lasciare la linea a chi viene dopo di noi. Eh, avete avuto anche un minuto di ricreazione, quindi insomma, <ride> vi siete sfogati <ride> dai, alla fine, a lui, <ride> Vi siete sfogati sul finale. Non mi denunciate al core com, no, per il no, minuto no. di ricreazione. Mettiamola così. Allora, grazie a Simona Vitali per essere stata con noi, grazie, grazie a Massimiliano a Presciutti, grazie, grazie a Fabio Pasquarelli, grazie ai tanti, tanti, tanti davvero che hanno scritto. Il che vuol dire che la gente vuole essere. Pa resa partecipe delle vostre scelte. Io credo che se un ruolo una tv ce l'ha, soprattutto una tv locale, è quella di fare da ponte, poi insomma alla fine ognuno sceglierà la proposta che riterrà migliore. Grazie. Eh, Link non c'è la prossima settimana, ah, chissà perché. Perché? <ride> perché il mercoledì prossimo è il 15 maggio e sarà una giornata impegnativa per altri versi, ma torna puntualmente. Il lunedì, eh, subito dopo il 19, esattamente lunedì 20 maggio, stavolta andremo in Alto Tevere ad esplorare le proposte dei candidati Alto Tiberini. Grazie per averci seguito, a voi buonanotte.